Allora, siamo arrivati anche a questo sabato sera che è la vigilia di Fiorentina-Napoli per cercare di capire se questa costruenda Fiorentina di Italiano avrà possibilità di dire la sua anche domani sera contro l'imbattuto, anzi, contro il sempre vittorioso Napoli. Si sta giocando Inter-Sassuolo, si è giocato il derby di Torino vinto dalla brutta, cinica, cattiva, perfida, ma produttivissima Juventus che è giunta alla quarta vittoria consecutiva, considerando anche la Champions, insomma, come di consueto, tanta, tanta roba. Il caso Vlahovic, perché ovviamente questa sera parleremo di Vlahovic con uno studio che è perfettamente adatto alla realtà di questa sera. Gabriele Calderon, laboroviola.com, che ci racconterà Inter Sassuolo, ma ci farà anche da spalla di conduzione. Ciao Gabri. Ciao Giorgio, buonasera a tutti. È un piacere andare a salutare Claudio Vannacci, direttore di notizieprato.com.it. It. Grazie Claudio, grazie per essere qui. Buonasera a tutti. E come passare un sabato sera in televisione senza Massimiliano Martini? Impossibile, ed è qua Massimiliano. Vabbè, grazie, troppo buono sempre. Oh, assolutamente. Buonasera a tutti. Gabriele Calderon, più che delle formazioni, visto che a Sassuolo, anzi a Reggio Emilia, si sta già giocando, che vedi, che dici, che c'è? Sono 7 minuti di gioco in corso in questo momento, già due capovolgimenti di fronte con l'Inter che ha sfiorato il gol con Barella in apertura sul contropiede. De Frella ha impegnato Handanovic, perché sì, nel Sassuolo la notizia è che gioca De Frella al posto di Raspadori e Scamacca, mentre nell'Inter, diciamo, attacco con tanta fantasia ma pochi centimetri, perché gioca Correa alle spalle di Lautaro Martinez, solo panchina per Edin Dzeko. Allora, partiamo, io vorrei inquadrare un pochino la partita di domani della Fiorentina, Claudio, partendo dal campionato. Il Napoli in questo momento è la squadra più forte. Sì, lo dicono i risultati. Dicono... I risultati, non il gioco? No, no, lo dice anche il gioco, diciamo, c'è stato... L'Europa League forse ha fatto, è stato un po' un inciampo, diciamo. Che credo che non gliene freghi niente. Può essere, può essere, può essere. Comunque, no, no, il Napoli sta giocando bene, ha trovato un Osimhen che si sta rivelando veramente un fattore in più, e ha i risultati, riesce a avere i risultati, quindi insomma credo che Spalletti stia facendo un ottimo lavoro. È la partita più difficile di queste prime sette della Fiorentina? Indubbiamente. Ma perché anche il Napoli... se la Fiorentina ha già affrontato l'Inter, era già uno scoglio importante. Inter, ma un Inter, Atalanta e Roma. Ancora in rodaggio, l'Atalanta non l'avevo nemmeno presa in considerazione in realtà, perché nel momento in cui l'ha affrontata la Fiorentina non era l'Atalanta attuale, secondo me. Però questo Napoli credo che fin dal primo minuto di questo campionato abbia dimostrato di essere... un'ottima squadra, i risultati, come diceva anche Claudio, lo testimoniano, ma non solo, perché Spalletti è riuscito a dare da subito un gioco, una fisionomia ben precisa a questa formazione. Credo ci sia anche la sintonia giusta fra tutti gli elementi, spogliatoio, allenatore, presidente, perché De Laurentiis tutte le volte ne parla. Per ora, non è poco, no? Aspetta, perché sappiamo... aspetta il primo temporale e poi vediamo. Però insomma è già qualcosa che si sia arrivati in così poco tempo a un ambiente di questo tipo, per cui è uno scoglio forse il più duro proprio per la consistenza del Napoli, che rispetto, ripeto, a quanto era successo con Inter e Atalanta arriva molto più rodato a questo appuntamento delle altre avversarie che abbiamo ricordato. Gabriele Calderon, Roma alla prima, poi l'Atalanta, poi l'Inter, ora il Napoli. In 7 giornate hai già fatto 4 big. Sì. Hai vinto le 3 in trasferta con le tue, hai vinto anche con l'Atalanta. Vero. Che cosa di queste 4 partite ha aiutato la Fiorentina a crescere? Che cosa hai trovato in queste 3 partite, il Napoli non c'è ancora? No, credo sia interessante il fatto che la Fiorentina non è mai stata, no, la stessa Fiorentina. Cioè, se pensiamo alla gara... Parli come struttura, cioè come formazione, o comportamentalmente parlando? E soprattutto comportamentalmente parlando, perché di fatto... La Fiorentina a Marassi ha vinto soffrendo e a Udine ha vinto legittimando ma soffrendo comunque nel finale, con l'Atalanta ha vinto di rigore e probabilmente lì ha fatto una buona partita, col Torino ha fatto una grande partita per vincere, e quella con l'Inter l'hai persa giocando bene. Dove voglio arrivare? E la Roma?
La Roma l'ho vista veramente come primo giorno di scuola quando ti sei dimenticato il quaderno a casa. Sì, non la considero. E di fatto la gara con Napoli già di per sé in apertura ci presenta delle sfaccettature interessanti. Tipo? Tipo il fatto che la Fiorentina si ripresenta con una big e con il solito problema di subire, dico solito perché ormai sono anni che è così, di subire fin troppi gol e con la difesa un po' alta d'italiano. A Udine zero, la prima volta. La prima volta, però insomma, c'è sempre una prima volta. Con l'Inter ne hai presi tre, con l'Atalanta comunque l'hai subito, con il Torino l'hai subito, con il Napoli ne hai Napoli non ci sa ancora. Scusami, con la Roma ne hai presi tre. Insomma, i gol subiti non sono pochi. Con il Genoa hai preso gol. Col Genoa hai preso gol, quindi questo significa... Anche sui gol, sì, sì, è partita però, finita. Comunque, statisticamente parlando, l'hai preso. Questo significa che la Fiorentina, a livello di difesa e come atteggiamento difensivo, probabilmente deve fare un passo in più. Il Napoli ti dà subito il banco di prova, perché il Napoli che, escludendo la gara in Europa League, dove ha avuto la prima battuta d'arresto, ha dimostrato di essere una corazzata, tant'è che il punteggio in classifica lo testimonia. Allora, restiamo per un attimo puntati sull'attenzione del Napoli. Domani, parto da Gabriele Calderoni, di solito noi facciamo sempre questo giochino, che cosa cerchi, cosa vuoi, la prestazione o il risultato? Domani. Beh, parafrasando una tua frase, il risultato non è importante, è tutto. Posso stupirvi? Io per la prima volta domani del risultato non me ne frega assolutamente niente e voglio vedere com'è questa squadra contro la squadra più forte del campionato. Se la Fiorentina mantiene la sua intelaiatura fatta vedere contro l'Inter, fatta apprezzata contro l'Atalanta, sotto certi punti di vista anche contro Udinese, perché poi qualcuno mi deve spiegare perché... Sfido, faccio il giochino di colui che prevede, no? Sul derby di stasera di Torino, chi l'ha visto, è stato un derby che la Juve ha vinto, punto. Domani la cinica Juve fa i suoi tre punti. Lo fa la Fiorentina con l'Udinese, la Fiorentina però, vabbè. Qualcuno mi deve spiegare perché quando lo fanno gli altri sono bravi, quando lo fa la Fiorentina è bischera. No. Ma questo è un altro paio di maniche. Esatto, però... Già ci dà uno specchio. Hai ragione, Giorgio. Ma perché? Hai ragione. Ci dà uno specchio, ma perché? Vabbè, il Fiorentino di natura è incontentabile. Ho capito, ma... Però è chiaro che noi dobbiamo... Lo sapevi che dopo 6 giornate avevi 9 punti? No, ci speravi, ma nemmeno... Ma nemmeno. Allora. No, bisogna essere onesti e bisogna fare complimenti in questo, oltre che a Vincenzo Italiano, proprio anche all'atteggiamento dei giocatori stessi. Il fatto che quello che tu hai detto è corretto, perché non facciamo finta che situazioni da risolvere all'interno della Fiorentina non ce ne siano, e lo stesso Italiano oggi l'ha detto in conferenza stampa, non possiamo essere perfetti o belli fin da subito, sappiamo dove c'è da lavorare, per cui il nostro mestiere è quello di sottolineare, di puntualizzare quello che va o quello che non va sotto certi punti di vista. Scusa l'interruzione. No, ci mancherebbe altro, anzi aiuta il ragionamento. È un po' mettere le mani avanti questo ragionamento Italiano, ma è ovvio che sia così. E domani è quello che mi non piace... sei d'accordo con me, tu vuoi il risultato domani? Io voglio il risultato sempre, perché spero che la Fiorentina si giochi il posto in Europa veramente fino all'ultima giornata, quindi a me fondamentalmente... Secondo me non è passando dal risultato di Napoli che ti giochi l'Europa. No, lo so, però alla fine poi al termine del campionato siamo sempre ma se avevi fatto ti mancano due punti, ti manca un punto, comunque, diciamo, lì eri in vantaggio, voglio risultato. Diciamo che sono strettamente correlate le due situazioni, no? Perché ovviamente non è detto. Ma in questo momento forse sì, però la Juve per oggi ha giocato malino e ha vinto. Sì, indubbiamente sono d'accordo con te anche nella valutazione della partita della Fiorentina contro l'Udinese. Però prendiamo per esempio quello che è successo contro l'Inter, no? La Fiorentina ha fatto una mezza prestazione e il risultato non è arrivato. Quindi se davvero il percorso di crescita di questa Fiorentina fosse arrivato a punto tale da riuscire a fare la prestazione contro il Napoli, una prestazione un po' più completa, allora insomma sicuramente ci sarebbe in prospettiva la possibilità di raggiungere un risultato importante, che non è detto insomma, che ciò significhi la conquista di una vittoria. Potrebbe essere un ottimo risultato anche un pareggio contro il Napoli, per quello che è il Napoli attuale. Per cui
Secondo me, ecco, potremmo valutare meglio la Fiorentina dopodomani. Quello tu sicuramente. Se fossi un tifoso della Fiorentina, domani che cosa vorresti? Prima di tutto. Ma il risultato o la prestazione? Vorrei in questo momento storico della squadra. Vorrei vedere una Fiorentina in crescita rispetto proprio a quella partita con l'Inter. Quindi se anche perdi, ma vedi vedo la Fiorentina che fino al novantesimo poi perdo 2-1, 2-0, quello che è. Che io ho visto frega. La Fiorentina in partita fino a quel momento. Metto la partita di domani in una scaletta a crescere. Perché posso pensare che, ovviamente con un avversario più abbordabile, la Fiorentina possa fare risultati. Diretto? Sì, anch'io secondo me... Da osservatore quanto mai neutrale, neutrale non ti allora, per carità. Neutrale ma coinvolto spero, certo. La Fiorentina naturalmente, perché vorrebbe dire che si ferma la... Ma secondo me la Fiorentina deve fare, forse dare dimostrare di avere quella maturità di saper gestire una partita. Come diceva giustamente Massimiliano, la partita con l'Inter è stata una partita che per mezz'ora almeno era una Fiorentina stellare, quasi da Premier League, ma alta classifica la Premier League. Probabilmente erano stati fatti male i conti, perché sono state dosate male le forze, perché poi è andata progressivamente sparendo. Ecco, forse, visto che riaffronta nuovamente, dopo aver giocato con l'Inter, un'altra grande che è il Napoli, se riesce a dimostrare che riesce a dosare meglio le forze, quindi magari giocando meno arrembante nella prima mezz'ora, ma arrivando al termine della partita, io non escludo che alla prestazione possa anche corrispondere il risultato. Quindi tu vieni un pochino più dalla mia, domani vorresti vedere prima del risultato la prestazione. Sì, cioè deve dimostrare la Fiorentina di essere in grado con una grande di stare in campo 90 minuti. Sì, anche perché in questo momento poi la Fiorentina deve essere in grado di dimostrare anche di aver migliorato la propria condizione rispetto a qualche settimana fa. Per cui... Questione di condizione, secondo te, non arrivare in fondo ai 90 minuti con lo stesso ritmo. Condizione fisico-mentale, sì. Sicuramente, in parte, ma anche in parte ragione Claudio, nel dire, insomma, quando si parla di condizione mentale, anche di saper dosare le forze che si hanno per un periodo più lungo, e anche la panchina, saper magari inserire quei cambi necessari per dare nuova linfa alla squadra, per farla reggere due tempi, non solo un tempo. Ecco, più o meno su questa linea Gabriele ha fatto un paio di tocchi, di interventi oggi Vincenzo Italiano, perché ha detto, è per questo che sono partito dicendo, secondo me forse domani la Fiorentina dovrebbe cercare più la prestazione che non il risultato, perché nel processo di crescita, nel processo di affermazione che Vincenzo Italiano sta facendo alla grandissima con questo gruppo, che è, lo dico fino alla noia, quasi interamente fatto dagli stessi giocatori scelleratamente usati l'anno scorso, da chiunque sia stato in panchina, Italiano l'ha detto, dobbiamo dimostrare di saper stare meglio, non in campo, ma in partita. Su questo abbiamo lavorato, su questo so che i ragazzi mi vengono dietro, eccetera, eccetera. Poi su Vlahovic, su quello che ha detto di Vlahovic, parte seconda di trasmissione, perché merita... delle riflessioni per conto suo questa storia qui. È per questo che dico, ti ho convinto riportando anche le parole di Italiano sul fatto che forse la prestazione domani viene prima del risultato o no? No. Specifico meglio, nel processo di crescita e di autoconsapevolezza, secondo me domani i giocatori della Fiorentina, se escono con tutti 6,5 ma 0 punti, secondo me stanno meglio che uscendo con una prestazione da 6 meno e 3 punti, o un punto. Vabbè. Se poi esci con 6,5 un punto, neanche il professor Catalano poteva dire, ma è sempre meglio, no? E diciamo quello che afferma Vincenzo Italiano è quello di legare un processo di crescita, quindi lui guarda diciamo con un'ottica più lunga, no? Corretto, in modo bravo, lungimirante. Bravo, bravissimo. Lui interpreta che il processo di crescita porterà poi anche il risultato. Il problema macro è che non c'è tempo, fondamentalmente, perché se, ora faccio un'ipotesi veramente scellerata, se la Fiorentina non fa risultato col Napoli non succede niente. Rigore per il Sassuolo, confermo. Grosso come una casa, nato tutto da un erroraccio di Darmian. È Darmian, no? No, Barella, no. Barella ha perso. Ah, Barella, erroraccio, ha perso una palla dolcissima, poi è arrivato l'aratore De Vrij,
Chi era, De Vrij o Dumfries che ha segnato in due volte? Forse Dumfries. No, era Skriniar. Alla terza l'abbiamo preso. Sì. Skriniar. Sì. Varrà anche 60 milioni, lo vorrà anche il Real Madrid, però se gli si dà forse è meglio. Cioè qui non puoi fare rigore. Ha lasciato proprio la gamba. Era rigore, signor arbitro? Diciamo che Bogan non fa niente per evitare il contatto. Bogan è andato a cercarsi la gamba rigida di Skriniar. Vai, Caldi Calderon. 21 sul cronometro, quindi al Mapei Stadium con Berardi sul dischetto contro il pararigore Handanovic. C'è ancora Non sbaglia. Vediamo un attimo. Berardi che batterà sotto il curvino ospitato dai tifosi nerazzurri, che diciamo proteggeranno insieme ad Handanovic la porta dell'Inter. Ricordiamo che l'arbitro della sfida è Pairetto, nella circostanza, che è pronto per fischiare il calcio di rigore. Prende la rincorsa Berardi con il suo mancino, va Berardi e segna, tiro a incrociare, 1-0 per il Sassuolo. Aveva intuito Handanovic ma non è bastato, il tiro è perfetto a fil di palo, 22esimo, Sassuolo in vantaggio 1-0. Claudio, ti girano? Insomma, il fallo diciamo è stato abbastanza inutile, non credo che... È stato un po', permettetemi la parola, pollo, Skriniar. Bravo, è stato proprio pollo. Insomma, ci ha lasciato la gamba e quell'altro andava a cercarsela per buttarsi. No, gli ha offerto su un vassoio d'argento la possibilità Che pollo bischero, direi. Sì, sì. Onestamente, sinceramente, con lei. Parecchio, con un giocatore della sua esperienza. Intendo mettere affetto in questa terminologia, offesa, però... Fallo decisamente proprio, bischero, sì, decisamente inutile, perché tra l'altro era lì nella... Comunque, sterzata prevedibile. Spero che il nostro caro Federico mi abbia dato retta nei suoi giochi di schedina, perché ti avevo dato l'indicazione giusta. Per completare, quello che dice Italiano è lungimirante. Il problema è che la Fiorentina ha sempre una grossa aspettativa. Quindi se tu buchi con il Napoli, buchi quella dopo, ecco che il lavoro di Italia... No, adesso niente. No, certo, però il concetto è che i tifosi della Fiorentina sono poco lesionisti. Quando tu dici la Fiorentina ha altissime aspettative, quali sono? Perché oggi ha parlato anche di questo Italiano, Italiano oggi ha detto, parole testuali, non ti volevo anticipare: le mie ambizioni sono quelle della società, cioè far stare la squadra nella parte sinistra. Ma questo era l'obiettivo anche dell'anno scorso, dichiarato dal presidente Commisso, che diciamo ha replicato nella circostanza. Verrebbe da dire anche a Commisso, visto che ha investito 28 milioni per Nico Gonzalez e che hai superato il monte ingaggi dell'anno scorso sfondando il muro dei 60 milioni, direi che è un mettere le mani avanti, che è legittimo, è giusto. I soldi non vanno in campo, ragazzi. Verissimo. Però adesso la Fiorentina ha una fisionomia, ha una struttura, ed è chiaro che al tifoso è legittimo il lasciatelo sognare. E il tifoso che ha visto la Fiorentina stellare, come diceva Claudio in precedenza, con l'Inter nella prima mezz'ora, il tifoso c'ha quella negli occhi, lui vuole rivedere quella. Però tutto passa dai risultati, non c'è niente da fare, perché se la Fiorentina perde con il Napoli, pareggia quella dopo, stenta quella dopo ancora, ecco che allora Italiano vuole fare troppo il professore, ecco che allora c'hai la panchina corta, eccetera. Poi c'è la sosta, vai a Venezia, ma non è che vai con Real Madrid la seconda. Sì, però il Venezia ha pareggiato anche oggi. Fiorentina, Firenze e i tifosi non posso permettersi di mettere in discussione Italiano dopo una eventuale sconfitta con il Napoli. Ti ricorderai che la Fiorentina era una meravigliosa Fiorentina quando in Europa League faceva per la seconda volta la semifinale di Europa League, e Montella disse: signori, questa è la nostra dimensione. Non l'avesse mai detto. Io, da umile tifoso, ma ci metterei la firma adesso per tornare in quella dimensione, a giocarmi la semifinale di Europa League. Quindi voglio dire, il tifoso, nella fattispecie, è talmente innamorato della sua Fiorentina che sentirsi dire che è troppo poco... Arrivederci. Cioè, lui chiaramente sale sugli alberi e comincia a urlare. E ne ha ragione. Quindi per cui, Italiano va tutto bene... Finché va tutto bene. Ma va bene, ma non può essere la partita con Napoli. Sì, però a Firenze ha maggior ragione, secondo me. Insomma. Vabbè, poi vedremo di capire altre cose. Siamo già in ritardo perché ci siamo fatti prendere dalla bischerata interista quotidiana, che deve capitare sempre in questa squadra. Gabbia di matti. Ma glielo rendo. Glielo rendi? Glielo rende il rigore. E il rigore glielo rende. Tu? No, io non posso dalla mia posizione. Pensavo che tu avessi questi poteri taumaturgici, no? Ti dicevo, fallo alla svelta, così perlomeno rimettiamo subito le carte in pari e andiamo via tranquilli, perché il nostro
Futuro campione d'Italia, nonché Massimo Brigato, ci porta in pubblicità. Tipografia Baroni e Gori, dal 1968, è presente nel settore della stampa editoriale, commerciale, packaging, etichette, campionari tessili, sviluppo grafico e pubblicitario. Facciamo parte del circuito Inviola. Acquista da noi la tua raccolta punti. Se non hai ancora una card, chiedila a noi. Visita la nostra pagina Facebook o il nostro sito baroniegori.it. Contattaci per un preventivo gratuito. Ci trovi a Prato, in via Fonda di Mezzana 55P, con entrata da via Sabadell. Se vuoi gustare un caffè di ottima qualità, lo puoi trovare a Prato da Lombardi Caffè. La tradizione del buon caffè passa di qui. Dal 1980, punto vendita diretta di cialde e capsule delle migliori marche e compatibili. Vuoi un servizio ancora più comodo? Nessun problema. Con una semplice email o con una telefonata riceverai a casa il tuo caffè. Inoltre, Lombardi Caffè fornisce in comodato d'uso le proprie macchine per il caffè per tutte le aziende di Firenze, Prato e Pistoia. Da quest'anno anche punto in viola per trasformare i tuoi acquisti in premi ed emozioni. Hai oggetti che non usi più? Puoi cambiarli e dare a quelli usati una nuova casa. Portali al mercatino. Esponi gratuitamente i tuoi oggetti ricavando dal 50 al 70% e riceverai i tuoi soldi subito. Con un click o una telefonata puoi prenotare una valutazione gratuita a domicilio e richiedere il servizio di trasporto. Mercatino è il modo intelligente di guadagnare, acquistare e sostenere l'ambiente. Riutilizza. Vieni nel posto giusto. Grazie alla nostra competenza tecnica, mettiamo a disposizione tutta la nostra esperienza e professionalità per supportarvi ed assistervi durante il percorso volto ad accedere al cosiddetto superbonus con detrazione del 110%. Dagli impianti elettrici agli speciali, dall'efficientamento energetico passando per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e wallbox, CEC System è in grado di fornire il giusto supporto per ogni esigenza di privati, imprese e condomini. Contattateci per informazioni. Vangi, da oltre 50 anni, demolizioni, scavi, smaltimento rifiuti edili e trasporti conto terzi. Offriamo il servizio di noleggio cassoni scarrabili di grandi e piccole dimensioni a Calenzano, in via di Leprata e su vangi.it. Vangi, esperienza e professionalità al servizio di chi costruisce. Eh sì, negli Anta ci sono da una vita. Ecco questi qua, bisognerebbe avere 20 anni. Beh, guidare faccio fatica. Per fortuna ci sono i figli. Alla mia età, le parole sembrano più piccole. Ho i miei anni, sì, ma ho la forza per cambiare il mondo. Io dono un futuro a chi non ce l'ha. Io tolgo i bambini dalla strada e dalla povertà. Io difendo i sogni di chi non dorme tranquillo. Io regalo il sorriso a chi vive di paura. Io alimento la speranza nutrendo i bambini. In Italia e nel mondo. Il mondo lo cambio io con un lascito nel mio testamento. Lascito a Save the Children. Il mondo lo cambi tu. Mezz'ora scarsa di gioco del primo tempo, io solo Inter 1-0 come vedete dalla nostra sovraimpressione, ma Gabriele Caldieron dici che... Contropiede del Sassuolo che ha sventato bene una doppia conclusione di Barella sugli sviluppi di calcio d'angolo, Consigli si è disteso alla sua sinistra e ha fatto ripartire l'azione, Barella è più pericoloso dei suoi in questa fase. Siamo da poco superato la mezz'ora e l'Inter prova a risvegliarsi dopo il vantaggio subito al 22esimo da Berardi su calcio di rigore. Bravo Consigli, comunque bravo, molto bravo. Conclusione, sì. Max, ormai anche per l'Inter siamo arrivati alla settima, la metti dove?
La lascio nelle terza. Zone alte della terza. Classifica, la lascio terza. Terza, la lasci terza in tuo onore. Però diciamo, Napoli ha qualcosa in più sicuramente in questo momento. Claudio, d'accordo? Sì, in questo momento di sicuro. Cioè, l'Inter, naturalmente, diciamo, se si guarda quello che è successo durante l'estate, forse è anche... non ci si deve nemmeno lamentare, ecco, di trovarla a lottare dove sta lottando. E, diciamo, rispetto a una grande, forse manca un po' di cinismo. Per ora in alcune partite, quella con lo Shakhtar, quella con... si è visto la Juve cosa ha fatto con il Chelsea e con il Torino, giocando nettamente peggio, essendo inferiore oggi anche al Torino, almeno nel primo tempo. Cinicamente forte. Ecco, però ha trovato il gol. È quello che forse all'Inter sta mancando, questa capacità, che è la capacità delle grandi squadre. Claudio, vorrei che tu rispondessi al padrone della Fiorentina, che credo oggi abbia letto con interesse i dati di bilancio dei nerazzurri. 250 milioni di perdita e nessuna considerazione, nessuna pena, nessuna penalizzazione, nessun provvedimento, niente. E cioè, che gli dici? Non c'è solo, io allargherei, quasi un miliardo di perdite Juventus, Milan e Inter più bene, insieme. Suona che suona, sì, suona molto, molto bene, che suona ancora meglio. Ma bisogna comune mezzo Gaudio non è no bella no roba, no però, bisogna tenere conto però della situazione eccezionale, cioè in condizioni normali probabilmente sarebbe qualcosa di insostenibile, credo la Roma forse stia ancora peggio di come numeri, e bisogna considerare si viene però da un campionato e mezzo caratterizzato dalla pandemia. Per le grandi squadre, l'Inter in particolare, perdere lo stadio sono parecchi milioni. Bene. Perché sono diretti o indiretti. Queste sono spiegazioni, giustificazioni, analisi. Però, diciamo, però ci sono delle leggi. Sì, ci sono delle leggi che... Mi sembra che in questo caso le leggi... Allora, diciamo, non sono uguali per tutte, per qualcuno sono più uguali. Diciamo l'Unione Europea ha sospeso il patto di stabilità. Forse anche ci siamo adeguati nel anche calcio italiano, possono anche avere aperto una parentesi che naturalmente andrà chiusa. Effettivamente, Claudio, questa può essere l'unica spiegazione plausibile. Allora va avvertito il padrone della Fiorentina che è successo questo, perché se no lui giustamente persegue la sua strada di conosco le regole, so cosa succede quando qualcuno fa qualche cosa, vedo che lo fa e non succede nulla, esatto. O gli dite che è cambiata la regola. Che funziona in un'altra maniera, oppure ha ragione, perché effettivamente insomma la situazione professor Calderon, di questi tre club non è... cristallina. In linea generale, quale non, si non è un argomento che mi scalda. Seppur commesso abbia tutte le ragioni del mondo, perché è evidenza, i bilanci sono pubblici, lui giustamente mette sul tavolo e dice: ma è come? Io ho questo, loro hanno questo. Io pago. Perché è... Oddio, è un po'... probabilmente lui non deve essere abituato all'abitudine italiana, perché è chi americano, paga sempre le tasse, sì. Poi alla fine si vede qualunque tipo di sanatoria che alla fine arriva e premia chi non ha pagato le tasse. Cioè, il condono funziona un po' così in Italia, no? Funziona un po' così. Chi ha fatto le cose a modo è contento, chi non ha fatto le cose a modo è premiato. Cioè, poi, è come insomma, la parabola del figlio il prodigo. Però dico solo una cosa, se mi è permesso. Commisso, dipende. Secondo me, quello che dice è giusto, ma lo fa in un modo e in una sede che non porta risultato. E ma poi quello che dice qualcuno bisogna qualcuno, che faccia, okay, che agiti le acque. Però fa da solo sarà sempre un lupo solitario. Allora cerchi l'appoggio in altre società come il Sassuolo, come l'Atalanta, come il Cagliari, come il Genoa, perché magari anche loro sono nella stessa condizione della Fiorentina e magari anche loro giustamente vogliono far valere le loro ragioni. Ecco che una voce di 10 società può avere più peso rispetto a una voce unica. È questo che contesta lui. E l'altra cosa, che è l'analisi che dice Claudio, mi porta a un risvolto. Ricordavate nel periodo di pandemia si diceva: ragazzi, ma il calcio non si può fermare, è la terza industria in Italia per fatturato, come fai a fermarla? Non è che era solo in quel periodo la terza industria in Italia, lo è anche oggi. Quindi se te fermi Juventus, Milan, Inter, Roma, che come bacino d'utenza raggruppano l'80%. Allora la Fiorentina chiede altre cose. Ci sono state scritte le regole, ci sono i punti penalizzazione, diamoglieli.
Non lo faranno mai. Ho capito. Storicamente allora abbiamo... Allora ha ragione a arrabbiarsi. No, ok, però se è da solo farà una questo, guerra... Questo rientra in un... Però ricordiamoci che in passato, ora vado un po' a memoria, ma credo ad esempio la Lazio di Lotito in periodi non di pandemia ha... Era previsto dalla legge lo spalmamento su X anni di un debito con l'erario. Era previsto, ma non so ragazzi, fino era a che legge. Punto. Che ti devo fare? Sì, hai approvato ancora dell'altro, l'Inter a star lì, ma non segna. Già la seconda volta, sotto Claudio, a salvataggio. Svegliali. Sì, c'è molta confusione. Aspetta un po'. Molta confusione, chi ammonisce? Giallo per chi? Giallo per panchina. Simone Inzaghi, essendo responsabile della panchina, tutti si sono alzati per un presunto calcio di rigore all'interno dell'area, chiaramente... C'era? No, materiale per il VAR, da quello che mi è sembrato sinceramente no, poi vediamo il replay. Skriniar era ancora a terra. Sì, no. Il VAR non è intervenuto però. No, non ancora. C'è stato il colpo di testa di De Vrij per Lautaro che ha tentato l'intervento, poi Skriniar nel batti e ribatti ha cercato di calciare, però non mi sembra ci siano gli estremi per un calcio di rigore. Per cosa? Mi sembra non ci sia niente. Ma non c'è stato neanche un contatto, niente. Niente. Skriniar è svenuto da solo. Ha perso l'equilibrio. È svenuto da solo. Vabbè. No, forse ha picchiato col piede. Sì, ma dopo aver calciato, era lui che calciava. Non esiste VAR per questo tipo di episodio. Direi di no. A proposito, visto che ci siamo arrivati, però volevo chiedervi un commento alle dichiarazioni di Massimo Mauro di questi giorni che sono state, secondo me... preoccupanti sotto un certo punto di vista, esaltanti sotto un altro punto di vista. Occhio al contropiede del Sassuolo, scusami Giorgio, torneremo su Massimo Mauro con De Vrij in campo aperto che cerca la verticalizzazione per Djuricic, posizione regolare del numero 10, alla fine bravo Dumfries a rinvenire, a chiudere e a concedere però il calcio d'angolo per il Sassuolo che quando trova spazio per ripartire in campo aperto potrebbe far male, 38esimo. Dicevo, Massimo Mauro ha detto la maggior parte dei calciatori è Novar, mutuando... i Novax di quest'oggi. Credi che sia vero o è una delle sue tante uscite? Ma penso possa essere vero, anche perché in pratica dice il VAR deve l'utilizzo del VAR deve essere limitato al gol, fuorigioco, rigore, punto. E a quello mi pare che sia, no? Ma è così. Infatti, ma probabilmente ogni tanto a Mauro calcio d'angolo con il cross di Rogerio, palla messa fuori, Berardi al volo e Handanovic si supera mettendo la palla in calcio d'angolo. Mamma mia che siluro aveva lanciato Berardi dal questo entusiasmo. Ha fatto un tiro meraviglioso, un attacco del Sassuolo. Si è entusiasmato per la parata di Candano. Mi faccia fare il mio dovere. Ho capito questo entusiasmo per Handanovic. Era felice per l'intervento di Handanovic. Sta bene, era felice per l'intervento di Handanovic. Bravo, fatto un miracolo. 38esimo. Benissimo. Sassuolo 1 Inter 0. Torniamo su Fiorentina Napoli dopo queste due parentesi che abbiamo fatto così. Massimiliano, è solo Vlahovic Osimhen? È un bel confronto effettivamente, anche se in questo momento Osimhen mi sembra abbia qualcosa in più rispetto uguale, a Vlahovic. 4-4, gol uguale, sì. 4-1, 4 quell'altro. Vlahovic grazie peso ai rigori, specifico grazie ai rigori è lì però insomma. Peso specifico mi pare... analogo all'interno, sì, all'interno delle proprie della squadra. Squadra senza dubbio, insomma, sono i due punti di riferimento insostituibili dei rispettivi attacchi. Osimhen ha fatto vedere grandi cose però in questo inizio che tu insisti. Più di Vlahovic, anche secondo se io sono a favore di Vlahovic in tutti i sensi e non capisco come possa essere messo sotto processo dopo prestazioni che non l'hanno vista andare in gol, ma non è assolutamente in alcun modo criticabile la prestazione di Vlahovic, mai secondo me in questo momento. Ma non è solo Vlahovic o Osimhen domani, o sì? Non è solo quello, ma per esempio per la Fiorentina sarà importantissimo trovare le contromisure nei confronti di Osimhen e soprattutto di chi gli rifornisce palla molto bene come abbiamo visto ultimamente, perché quello sarà il fulcro della partita. Gabriele, tu che sei, almeno per quello che mi riguarda, molto più addentro a questioni tattiche, oggi Italiano ha detto cercheremo di togliere profondità a Osimhen. Tradotto per me che non capisco una mazza, cosa vuol dire? Ora, quello che vuol dire Italiano, secondo me, è il fatto che quando Zielinski o chi per lui, insieme a Fabian, recuperano palla sulla tre quarti, trovano sempre sfogo sulla verticalità, dove Osimhen chiaramente con le sue doti atletiche ti può far male, ma non solo lui, c'è anche Insigne, c'è anche lo stesso Elmas che si è ben comportato in Coppa. Quindi?
Quindi vuol dire che la Fiorentina deve stare molto molto attenta nelle fasi di impostazione a non farsi fregare il pallone su una linea di passaggio. Se no, quando dice tolgo profondità, per come la intendo io, che sono un vecchio ignorante di calcio giocato, dico che secondo me la Fiorentina domani prepara qualche cosa per evitare che il pallone arrivi a Osimhen. Per cui ci sarà qualcuno o un settore di squadra dedicato a togliere spazio, che è il centrocampo, a Zielinski, a Fabian Ruiz, che è il centrocampo, che è un atteggiamento che non fa parte della nouvelle vague degli allenatori, è un atteggiamento dei vecchi allenatori. È perché buttare via le cose buone del calcio, la stessa cosa che ha detto Italiano oggi, ha detto io non sono un integralista e se vedo che durante la partita serve fare qualche cosa di diverso che magari non fa parte del mio credo ma serve, ma certo, lo faccio, meno male. Ma Italiano, viva Dio, da quello che abbiamo visto quest'anno la Fiorentina, ma anche in passato lo Spezia in maniera particolare, ma già prima quando allenava il Trapani ha dimostrato più volte di sapersi adattare all'avversario cambiando atteggiamento alla squadra, per cui ritengo che questa sia una filosofia che va sempre bene e tanto di più insomma se la porta avanti Italiano, che ha dimostrato di essere un tecnico anche molto all'avanguardia. Claudio, lo vorresti Italiano all'Inter? Dico Claudio all'Inter perché credo di non svelare nessun secondo me segreto. Troppo le simpatie del direttore sono pencolanti verso l'Inter, pochino. Secondo me in futuro dico In futuro certamente, però bisogna sempre stare attenti perché gli allenatori, quanti ne abbiamo avuti, allenatori che hanno fatto grandi cose nelle squadre medio piccole, insomma non di livello, trovandosi poi medio piccole per la Fiorentina è un utilizzo di termini che fa venire sì, la pellata. Non è paragonabile a sia per storia sia per anche ambizioni della società, e, insomma basti pensare cosa fece Gasperini quando venne all'Inter, mi viene così un nome, ma anche lo stesso Sarri una volta trovandosi nella Juventus, quindi in una società con determinate caratteristiche, con anche determinati modi a cui chi deve entrare si deve adeguare, insomma, in questi. E Sarri ha fallito in quella città. Comunque vorrei salvare in qualche maniera Claudio, dicendo dopo appunto aver fatto questo riferimento a Fiorentina come piccola media. No, Fiorentina media. Ma io è un corner questo, via. Meglio ci sta anche la volevo interpretarti dicendo che probabilmente Italiano deve ancora dimostrare tanto prima di poter arrivare a essere candidato anche a una panchina importante come quella dell'Inter. Questo lo direi anche se Italiano in questo momento stesse facendo bene ancora con lo Spezia o con un'altra società, insomma. Fatemi sentire il cuore. È un po' presto forse, in assoluto. Io vi voglio bene, ma stavolta non vi ho seguito perché l'argomento Italiano-Inter mi sono voluto proteggere e dire no, Italiano sta qua, niente Inter, lasciamo perdere, non voglio nemmeno sentire un'evenienza di questo genere perché mi sto cominciando a riabituare ora a vedere il calcio, se me lo togliete subito fate un delitto. Ma in proiezione futura? Ma parecchio futura, tra una decina d'anni. Sì. Sicuramente Italiano può aspirare. Questo però vorrebbe dire che se continuasse così la Fiorentina torna. Certo. Allora se ne può parlare. Potrebbe essere una panchina importante. Vediamo se fai questo Fioretto. Sì. Fiorentina in Champions. La Fiorentina con l'Italiano in Champions in, ma rinunci a Italiano l'anno prossimo. Ma firmi? Porca miseria. Sì. Perché alla fine conta quello. Guardalo lì! Rosso? Allora, Andanovic. Per Pairetto non c'è niente. Ora la spieghiamo. C'è neanche contatto? Ma ve lo dico prima, se va a vedere il VAR è rosso. Esatto, perché si chiama Dogzo la situazione. Come si chiama? Dogzo, ossia chiara Dogzo. Occasione da rete, la vecchia chiara occasione da rete. Bisogna vedere se ha toccato la palla. Allora, la raccontiamo. Retropassaggio delittuoso di De Vrij. De Frel ha eluso l'intervento di Andanovic che gli è franato addosso. No. Bisogna capire... Se... Mi permetto di dirti di no, perché si sono passati sulla traiettoria e nessuno ha toccato quell'altro. Vediamo. Si è tuffato, bah, è vero. Insomma, si è un po' tuffato. Si è tuffato perché De Frel non fa niente
per evitare il contatto. Ma però non si sono neanche toccati. No, no, col gomito lo tocca. Sì, col gomito lo tenta di scansare. E l'attaccante del Sassuolo vado. Si va negli spogliatoi. Fine primo tempo al Mapei. Niente quindi provvedimento disciplinare nei confronti di Handanovic, che se l'è vista brutta, ha rischiato grosso, tant'è che Ferrari, capitano del Sassuolo, sta protestando in modo veemente con Pairetto a metà campo, ma si va nello spogliatoio, Sassuolo in vantaggio per 1-0. Però l'Inter, se dovesse ribaltare questa partita, deve mettere un cero di dimensioni sesquipedali. Sì, alla Madonna del Sasso, noto santuario vicino alla mia ben amata Santa Brigida, perché questa volta gli è andata veramente bene. Sei soddisfatto del primo tempo dell'Inter, Claudio? Assolutamente no. Sei soddisfatto di Inzaghi? No, a me non mi non mi dispiace Inzaghi, però vale lo stesso discorso fatto prima. Probabilmente anche Inzaghi ha bisogno di un bel po' di rodaggio. E secondo me sarebbe anche ingiusto pensare, chiedergli già quest'anno di ottenere il massimo. Cioè, io ricordiamoci che l'Inter ha ceduto quest'estate i due probabilmente migliori giocatori dello scorso campionato e ha perso, perché poi non c'è solo Hakimi e Lukaku, ma ha perso anche Eriksen, che secondo me Conte utilizzava male. Quindi l'Eriksen che abbiamo visto giocare... Vabbè, nel finale di stagione già era un altro Eriksen. Sì, però ecco, secondo me Conte lo utilizzava male. Giorgio è perplesso. Lo utilizzava male. E quindi ci sono tre grossi... Il giocatore che va benissimo per la Premier League e che non potrà mai andare bene per l'italiano, per il campionato italiano. Sì. Il campionato italiano ti alzano, ti rinviano. Questo nel momento in cui ha capito cosa doveva fare col pallone aveva addosso quattro. Sì, però forse... E ha cominciato a capirlo verso la fine della stagione. Sì. Tardi, assolutamente sì, tardi. Noi invece l'abbiamo capito subito che è il momento della pubblicità, 21:33, lo devo specificare perché sennò dice giustamente gioco a Scopa d'Assi, a Brigia, a Canasta. No, il futuro campione d'Italia del campionato di Serie A con il suo Milan, Massimo Brigato, ci porta in pubblicità. Scoprire vecchie abitudini. This is the final boarding call. Per tornare a volare, scegli il posto giusto da cui partire. Scegli la comodità, la facilità di parcheggio e tanti altri servizi. Gli aeroporti di Pisa e Firenze vi aspettano. toscanaaeroporti.com. Il nostro paese è in continua evoluzione. Cambia il nostro modo di muoverci, di condividere e di sognare. Noi di Estra siamo al fianco di chi sa accettare le sfide, con energia, rispetto e attenzione per le cose che contano davvero, per trovare nuove risposte e tracciare insieme gli orizzonti del nostro domani. Copyword,
Un'azienda moderna e dinamica specializzata nell'analisi dei processi. Vendita, noleggio e assistenza tecnica di un'ampia gamma di soluzioni e tecnologie per le aziende. Stampanti multifunzione e soluzioni per la gestione documentale. Comunicazione visual display. Tecnologia digitale per la stampa professionale. CopyWorld. Un partner a 360 gradi per rispondere in anticipo alle nuove sfide del mercato. Alla Carini non ci accontentiamo di produrre porte da garage ordinari. Eh sì. Le vogliamo belle e durature, garantite fino a 10 anni, progettate per un minimo di 25.000 cicli. In un solo giorno sostituiamo la tua vecchia porta. E con gli incentivi statali, con noi potrai avere uno sconto immediato del 50%. Da buoni italiani, la qualità non è una scelta, ma uno stile di vita. Carini, stabilimento e showroom a Monte San Savino, Arezzo. Eccoci qua, intervallo 1-0 per il Sassuolo, torniamo su Fiorentina-Napoli. Noi ogni tanto, Claudio, facciamo dei giochini testa no, a testa. No. Dragoschi o Ospina? Dragoschi. Bravo, mi piace così. Roba dura. Milenkovic o se gioca Rahmani? Boh, forse Rahmani. Mi scusi. Nella difesa del Napoli c'è anche Koulibaly. Infatti io pensavo tu dicessi Koulibaly, allora non c'era. È il mio difensore Milenkovic. Koulibaly lo metto, lo vuoi mettere con Milenkovic? Vabbè, dai, ma alla Koulibaly, vabbè, questo è più Koulibaly. Simile. Koulibaly. Non c'è problema. Koulibaly. Chi giocherà domani? Quarta? Credo di sì. Quarta o Rahmani? Vedi, già diverso. Quarta. Ma... capito, è cambiata la musica, dottor Bisù. Rahmani? Vabbè, ma per il resto, sì. Se ti mettevo quarta Koulibaly era la stessa cosa, Era Koulibaly, Mario forse dubbio. Era anche no, perché tra Rahmani e Milenkovic prendevo Milenkovic. Appunto, ma tra quarta chiunque sì. Tu metta, credo, con quarta. Nella difesa della Fiorentina, con Koulibaly scegli Koulibaly. Sì, sì. Credo, chiunque tu metta, no? Sì. Indubbiamente. Indubbiamente. Sull'esterno? Biraghi, da una parte. Biraghi, Mario Rui. Ma non c'è, cioè, diciamo, metto due nomi in una diciamo bella lotta. Alla cieca, no, sì. Potete anche fare X, X. X non è concesso. Sì, oh, come no? Ah no, concesso. Mezzo voto per uno. Si è fatto uno? L'aggiornamento ai giochi. Sì, certo. Vabbè. Centrocampo. No, aspetti, a destra c'è Di Lorenzo. Ah, non si è detto l'esterno destro, il laterale destro, pardon. Io gioco con Odriozola. Io personalmente me la vado a vedere, Odriozola, Di Lorenzo. Metto X. Io prendo il campione d'Europa. Sì, io Odriozola ancora lo devo inquadrare bene. No, a me piace da matti, È un ottimo giocatore, laterali, destri o terzi destri, come si dice una volta così, non se ne vedono da anni a Firenze. Copertura poca. Copertura poca. Copertura poca. Di Lorenzo, insomma, un brutto Lorenzo cliente, il campione d'Europa. Capisci? C'è un brutto cliente. Potete domani. Fare anche X o... Comunque, facciamo X, via, vedere, sulla fiducia Claudio, per Odriozola. Claudio, addio, sta rivedendo il replay della non espulsione. Vabbè. È andata a incontrare andiamo avanti, il gol. Andiamo avanti, mi piace il giochino. Non è mi piace mai giochino. Espulsione questa, mai. Nella maniera più. Fabian Ruiz o Torreira? Fabian Ruiz o Torreira? Dimmelo te. Torreira. Che non so se domani giocherà. Se non gioca è un problema. Tra l'altro Torreira che Napoli voleva. Appunto. Gattuso aveva fatto carte false per cercare di averlo. Torreira rispetto a Fabian Ruiz? Sì. Torreira? Io dico per quello, certo. Per come ho visto con l'Inter, dico Torreira. Ma lei, dottor Martini, fa tutti X però. No, X no, questa volta sono più incerto su Fabian. Va bene. Fabian di adesso mi sembra un bel giocatore. Possiamo prendere Bonaventura con Zielinski? Bonaventura, chiunque metti io prendo come Bonaventura. Con Koulibaly. Quindi chiunque del Napoli metti contro Bonaventura, pigli Bonaventura. Sì. Questo momento veramente troppo forte. Facciamo Bonaventura e Zielinski. Diciamo, Bonaventura mi va questo discorso. Però anche Zielinski, insomma, non è... Non lo, insomma, un po' fazioso, fatemi essere. È correttissimo.
Io forse un pochino più Zelinski, direi. Anch'io purtroppo vedo un po'. Allora, fermo restando Bonaventura, credo sia uno dei migliori fino a questo momento della Fiorentina, tant'è vero che l'italiano è uno dei pochi che non ha cambiato. Però Zelinski, anche lui, sta facendo molto bene, insieme a Fabian. Non so chi possa essere il terzo del centrocampo della Fiorentina, perché non si indovina mai, giustamente. Dovrebbe giocare Duncan. Con? Però purtroppo va messo con Politano, perché loro fanno il 4-2-3-1, quindi diventa... Vabbè, no, facciamo un 4-3-3, porta dietro uno, puoi portare dietro... Mi sento male, cioè, no, loro Vodka, non... Vodka, chi c'è? Demme. A me piace tantissimo Demme. Ma a me no, per niente. Oh, permetti, partecipo anch'io al giochino. Scusi, io no, questo non l'avevo capito io. Duncan o Demme? Ma qui forse possiamo premiare Duncan. Dai, bene. Allora. Però non è mai entusiasta, ma forse... No, si sbilanci! Vlahovic o Osimhen? Io dico in questo momento Osimhen, è in un periodo di grazia che qualsiasi cosa fa gli riesce, quindi... Sì, anch'io sono per Osimhen. Vlahovic, se vuole, mi può rapire anche il cane. Può fare quello che vuole. Nico Insigne con tutti quegli altri. Nico Gonzalez, Insigne, sceglie Insigne. Certo. Fa tanti più gol, troppi più gol. Sì, però te guardalo nella... Ora, devi guardarlo ora. Devi guardarlo ora, insomma. Ragazzi, Insigne, vabbè, forse... Ma a me Nico Gonzalez mi fece una grande impressione nella partita con l'Inter. Poi fece quella leggerezza, insomma, forse anche motivata dal fatto che aveva finito la benzina e non era più lucido, però... Se quello con il Napoli, mi riferisco a Nico Gonzalez, è lo stesso dell'Inter, leggerezza a parte, credo si possa dire di un X con Inzaghi e con Insigne, scusate. Callejon o Politano? Allora, qui faccio un discorso molto strano. Se guardo l'economia del gioco, dico più come peso specifico all'interno della struttura, dico più Callejon, perché per la Fiorentina è più importante per quello che fa Callejon rispetto a quello che fa Politano nel Napoli. Se guardo, a differenza di età, la freschezza, la gamba, il passo, individualmente in questo momento Politano, per cui metto X personalmente. Io invece Politano. Dico Politano. Non avevo dubbi. Idem, Politano. È un grande rimpianto Politano. Per anch'io metto X per il motivo che dici. Quindi emerge alla fine che questo che questa partita di domenica è un pochino, avendo fatto questa analisi individuale, è un pochino spostata sul Napoli, perché abbiamo scelto, se adesso a memoria, se avessimo fatto dei voti, la differenza potrebbe essere di 3 voti, ecco, voglio dire. 8 undicesimi sono del Napoli. 8 undicesimi sono del Napoli, che non è come 8 undicesimi, 3 undicesimi. No, 8 migliori della... Abbiamo scelti 3. No, abbiamo complessivamente fra X, abbiamo scelto 3 del Napoli rispetto alla Fiorentina. Abbiamo tre in più. Questi numeri un ciocca. Sì, quello volevo dire. Diciamo che la differenza... Ci siamo capiti. Diciamo che la differenza alla fine premia poco il Napoli rispetto alla differenza di classifica 18 contro 9. Però io ci metterei il, perché noi si sta parlando di singoli, ci metterei è lì che bisogna arrivare. Spalletti o Italiano? Dopo. Gioco più Fiorentino o Napoli? In questo momento sicuramente il Napoli, perché ha una fisionomia ben precisa. La Fiorentina no? Sì, però la sta, come ho detto prima, la sta conquistando. Il Napoli è una sicurezza. Due guide tecniche nuove, il Napoli è più avanti rispetto alla Fiorentina per capire cosa vuole l'allenatore. Il Napoli sta giocando, insomma, in linea, cioè con non so, sembra quasi che giochi da sempre in questo modo, per ora, sta girando tutto. Poi naturalmente bisogna considerare la condizione dei singoli, bisogna considerare, però tutto. Insomma, mi sembra che mentre il Napoli abbia già una fisionomia ben definita, la Fiorentina la sta ancora cercando, e lo dimostra appunto la partita con l'Inter, quando ha bruciato presto, anche quella con l'Udinese, dove forse per reazione ha trattenuto troppo invece le cose. Quindi la Fiorentina sta ancora cercando qual è la sua vera dimensione. Il Napoli in questo momento ce l'ha già. Max? Io farei un ragionamento un po' diverso. Oh, sentiamo. Anche perché nelle valutazioni mie personali
diciamo, ho privilegiato più i giocatori in Napoli e anche nel computo delle X, poi alla fine dei conti il risultato è quello di che Spalletti ha a disposizione una rosa, secondo me, molto più forte rispetto a quella della Fiorentina. Per cui, magari sul piano del gioco, le due squadre possono esprimere entrambe qualcosa di importante, però poi, alla fine dei conti, i valori tecnici individuali, secondo me, possono fare la differenza. Anche le panchine, insomma. In poi generale, arriviamo all'analisi dei due in generale no no la panchina come giocatori cioè, noi questo, abbiamo lasciato questo, fuori questo. Lozano insomma allora no. Ripartite al Mapei intanto sì chi va bene no, tanto, non è un problema Claudio stasera soffre sì, ho usato più tempo per pensare allora, vecchio Marpione anzi giovane Marpione la Fiorentina è ancora in fase di costruzione a livello di gioco e di identità. Il Napoli ha già una fisionomia. Quindi sei dalla parte di Claudio. Sì, totalmente, con giocatori da spessore europeo. E peraltro, secondo il nostro giochino, emerge che alla fine la differenza la fa Politano e Caicon. No, nel giochino, pensa te, no? Alla fine, prima di una partita, o cosa Duncan può emergere? Duncan e Demme. Che non gioca, quindi cioè. Vabbè, comunque, Duncan nel Mass, in linea di massima. Se facciamo Duncan e il Mass è Duncan tutta la vita. Il Mass è un ma questo lo afferma lei, dottor Micheletti. Il Mass è un giocatore da vabbè, da sono due ruoli diversi. Io faccio sparire le mani da sopra il bancone, le lascio andare un attimo giù. Perché meglio Spalletti o meglio Italiano, Claudio? Come allenatore lascia perdere la carriera. Mi piace molto di più Italiano. Però diciamo che Spalletti sappiamo già che va avanti. Cioè, l'abbiamo sperimentata anche all'Inter con soddisfazione no, non è lineare diciamo, in qualsiasi posto dove è stato non è ecco è sinusoidale molto umorale e ricade sulla squadra questa cosa Italiano, almeno per quello abbiamo visto nell'esperienza dell'anno scorso allo Spezia, insomma è sembrato molto più quadrato Italiano o Spalletti? Sono due tipologie assolutamente diverse. Spalletti di quest'anno che si è aggiornato comunque rispetto a quello visto all'Open Italia l'ultima volta che aveva lavorato, sicuramente dei due però quello in prospettiva è anche insomma, una questione di carta d'identità è Italiano, quello più interessante perché sta proponendo cose assolutamente nuove e poi c'ha tanto tempo per affinare le proprie convinzioni tecnico-tattiche da qui in avanti. C'è la falsa credenza che Spalletti sia un bollito, uno che alla fine sì, fa tanto ma non vince. Cioè, lui ha portato in Champions l'Inter, che era una squadra in confronto a questa che non gli legava neanche le scarpe. Aveva della gente che era improponibile e ce l'ha portata per 2 anni di fila. Ora è comunque ora, meglio Spalletti ora. Perché ha uno spessore di una carriera, ha uno spessore comunque di qualche titolo alzato, cosa che Italiano non ha. Ma per forza, se paragoni carriera a carriera, per forza, ma ora? Ora è sempre comunque Spalletti perché è primo in classifica. Nonostante dopo 2 anni di inattività. È primo a punteggio pieno. Cioè, che gli vuol dire? È primo a punteggio pieno, che deve fare uno? Pur di non è... Cioè, ora Spalletti, se lo metti, secondo me, a confronto con tutti quelli della Serie A, in questo momento è avanti. È anche meglio di Pioli. Sì, vabbè, Pioli non compete nemmeno in questa classifica, secondo me. Però è primo a punteggio meglio pieno. Di meglio di Mourinho, prima punteggio pieno. Meglio di Mourinho, sicuramente. Mourinho ha perso col Verona, quindi in questo meglio momento... Meglio di Sarri. Sì, sì, è meglio lui, è primo punteggio pieno, indiscutibilmente è adesso il migliore. Poi, chiaro, noi siamo innamorati del bel gioco, siamo innamorati del meraviglioso, magico mondo di Mourinho che va a esultare sotto la curva, tutto vero. Però davanti c'è lui, c'è poco da fare. Ma, pericolo. Per l'Inter? No. Figurati. Stai tranquillo, ora in contropiede, non ti preoccupare. Ora in contropiede Sassuolo fa il 2-0. Perché è sempre così che succede. Sul doppio capovolgimento. Certo, sì. Tu vai, sbagli. Sì. Poi torni e prendi. Vedi infatti che il colorito di Claudio sta gradatamente scendendo. Ma deve star tranquillo. Lui deve star tranquillo. Io gli avevo detto com'è arrivato. Stasera perdi. Tant'è vero che avevo anche suggerito un segno a Federico in schedina. Però Claudio dice no vedrai che stasera perdi, è la prima volta che perderebbe l'Inter in campionato, non accadrà, c'è una prima volta in tutto e per tutto,
però è la stessa intervista martedì con lo Shakhtar, che era la stata la peggiore Inter di questo inizio di stagione. È coerente, è una squadra coerente. Quando piglia il filotto a scendere ci sta dentro, un po' come capitò con Spalletti. Speriamo applichi la stessa coerenza anche in Napoli. E no, se è coerente il Napoli continua. Però il Napoli ha perso rispetto in Coppa alla prestazione europea. No. Era quella squadra lì. La squadra B. Dai. Ma comunque, anche C. Vincere aiuta a vincere, ma perdere aiuta a perdere. Sì. A prescindere. Non lo so. Questa è una nuova massima che mi segno, che ancora non avevo ancora trovato nei miei annali. Mi ero fermato a vincere, ma vincere aiuta a vincere, ma perdere aiuta a perdere, l'aggiunta non ce l'avevo. È quasi trapattoniana, no? Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco, è un po' una roba così. Non so neanche perché mi è venuta in mente. Appunto. Allora, aspettiamo ancora, siccome abbiamo poco tempo prima di andare in pubblicità e voglio essere puntuale, prima di aprire una nota che non so se possa essere dolente oppure no per il nostro studio, però sicuramente è un argomento che fa discutere. Vale il caso Vlahovic? La situazione. No, io mi permetto di dissentire da tutto quello che è stato usato in questo momento, caso Vlahovic. Non esiste, secondo me, un caso Vlahovic, perché è una situazione normale nel calcio di oggi, che poteva essere gestita in n modi diversi da tutte e due le parti, in tempi diversi, per cui non lo so, è secondo me un argomento di bella discussione, soprattutto perché le conoscenze dei nostri tre amici in studio stasera sono profonde, ma occhio a Bogai in area di rigore, serpentina, e De Vrij toglie le castagne dal fuoco. Chi era quello? Era Bogà in campo aperto, che quando ti punta fa male, ma ancora occhio all'Inter in fase difensiva, perché c'è il Sassuolo che continua a spingere, si ricomincia una manovra da dietro, stavolta si torna però a sinistra, l'Inter si è raccolta a riccio e chiude gli spazi, però l'Inter deve veramente stare attento a quando il Sassuolo riesce a prendere campo, soprattutto sulle fasce, perché Bogà e Berardi vanno forte. Meglio Dionisio o De Zerbi? Questa è bellina. Ecco, molto infatti bellina. Volevo quasi sollevare anch'io l'argomento Dionisi, perché io prendo Dionisi. È un altro allenatore interessante. Tanta roba, a Empoli sono incazzati come delle iene per come forza. È andato via. Dove? Però a Empoli. Ah, a Empoli. So che per te fuori da Firenze, fuori da Santa Brigida non esiste nient'altro che no, vabbè, riguardi... da Punta Sieve ci arrivo, dai. Sì. Dai, scherzo. No, ora è un a modo goliardico. Empoli sono arrabbiatissimi per come è andato via Dionisi. Con Dionisi. Però Dionisi è un po' un altro bel allenatore. Sì, veramente. Ci prova Berardi dalla distanza, tiro alto. Metodologie nel disimpegnarsi dalle società in questo. Ha fatto un upgrade che credo sia stia nelle corde. Per chi vuole fare carriera. Il rispetto fra Empoli e Sassuolo, un gradino in più c'è. Anche prima, meno per quello che è stato fatto prima a Sassuolo, ma anche per la Dionisi squadra. Dionisi o De Zerbi? A me piaceva anche De Zerbi come allenatore, non lo so, non mi esprimo. Occhio ancora al Sassuolo in attacco con Bogà, limite Eccolo dell'aria, lì. Bogà che punta Brozovic in surplus, gli va via, conclusione, Handanovic respinge e poi Djuricic e si mangia il gol del 2-0, ben chiuso da De Vrij, che ha smorzato il tiro e Handanovic ha potuto fare la parata semplice, ma il Sassuolo stavolta deve fare mea culpa che si è mangiato il 2-0. Occhio all'Inter adesso che viene su con Perisic che punta in uno contro uno Maxim Lopez, si ripassa dai piedi di Çalhanoğlu che sbaglia il lancio. Un bellissimo Çalhanoğlu fino ad ora. Occhio ancora al Sassuolo però con Rogerio che fa una sgroppata sulla sinistra, si propone anche Bogalli vicino, Rogerio fa tutto da solo, poi Bogà esterno della rete, 54esimo, bellissima partita, 1-0 per il Sassuolo. Qual è il mantra calcistico? Go sbagliato, go subito. La pubblicità e poi torniamo.
Santi Diva Sport, sotto i portici Gambrinus a Montecatini Terme. Le maglie ufficiali, sciarpe, palloni, borse, linee a scuola, portachiavi e tantissimi altri gadget ufficiali. Lo sport unisce, anche se ognuno ha la sua passione per la squadra del cuore. Venite a trovarci, parleremo di sport e diventeremo amici. Santi Diva Sport, al centro delle vostre passioni. Format nasce nel 1986. Dalla trentennale esperienza tecnica e commerciale svolge il commercio, la consulenza e l'assistenza agli impianti di panificazione, pasticceria e gelateria. Nella nuova sede di 2000 metri quadri a Serravalle Pistoiese, vasto assortimento di attrezzature usate, revisionate e garantite. Sala permanente per dimostrazioni periodiche di panificazione con la consulenza di esperti di vari settori. Macelleria Filippo Carni offre la qualità che stai cercando. Dalla ricercatezza nel gusto per le lavorazioni pronto cuoci, ai tagli classici intramontabili. Puoi trovare anche il nuovo metodo di stagionatura delle bistecche con la tecnica dry aged. Tipologie provenienti da più zone dell'Europa per un'esperienza unica dal gusto indimenticabile. Siamo lieti di aspettarti in Via del Castagno, a Prato. La ditta Traversi Romano si occupa della raccolta, recupero e stoccaggio al coperto di rottami ferrosi e non di ogni tipo. Le aziende possono conferire i loro scarti metallici direttamente da noi, oppure usufruire del nostro servizio di comodato gratuito sui container. Non solo, ci occupiamo noi di tutta la documentazione necessaria e del rilascio dei certificati a norma. Siamo della ditta Traversi Romano di Settimello, che commercia in rottami. Siamo lieti di accogliervi in sede. Dal 1983, pasticceria artigianale immersa tra le colline Medice. Tradizione, passione e innovazione si fondono per rendere i vostri momenti più dolci. La pasticceria Delizia offre la possibilità di scegliere tra una ricca e squisita gamma di dolci. Realizziamo torte personalizzate, uova di cioccolato, torte da cerimonia, cake design, specialità pasquali e natalizie, perché ogni desiderio di dolcezza possa diventare realtà. La pasticceria Delizia si trova a Poggio a Caiano, in Viale Aldo Moro 3537. Se dici batterie, dici Electromec Batterie Varta. Un mondo interamente dedicato a pile, batterie, caricabatterie di ogni tipo e per tutte le applicazioni. Auto, moto, camper, carrozzine per disabili e computer, con oltre 30 anni di esperienza. Non buttare il tuo utensile a batterie. Electromec rigenera e sostituisce la batteria del tuo apparecchio da lavoro e per la casa. Electromec Batterie svolge servizio di assistenza e installazione ed è centro specializzato Pile Varta. A Firenze in via Baccio da Montelupo 53B, via di Ripoli 69AB, via Livorno 27 e via Tosco Romagnola Sud 16, località Fibbiana Montelupo Fiorentino. Con la dimostrazione che nonostante sia stato ripreso dal nostro futuro campione d'Italia di Serie A, Massimo Brigato, il mantra calcistico recita il vero, caro Gabriele Caldieron. Ha pareggiato l'Inter con Edin Dzeko, appena entrato, cross di Ivan Perisic dalla sinistra, Dzeko di testa ha anticipato un colpevole Ferrari nella marcatura e ha trafitto consigli. 1-1 è partita incendiata, adesso con l'Inter ancora in possesso del pallone, con Perisic che serve Di Marco, dialogo con Barella che si gira, trova ancora Di Marco all'interno dell'area, cross deviato, calcio d'angolo, occhio all'Inter che ha tirato fuori gli artigli. Ho parlato di Di Marco perché ci sono state ben 4 sostituzioni a favore chiaramente dell'Inter, con Di Marco, Dzeko e ora arriviamo con Di Marco e Dzeko e Vidal e Darmian che sono subentrati a Çalhanoğlu, un ectoplasma, Dumfries, Bastoni e Correa.
chiaramente regolare. Anche, il gol dell'Inter anche gli è altri stato tre abbastanza ectoplasmatici. Eh? Sì. Ghostbusters. Stavamo per giubilare per l'ennesima volta Inzaghi per le sostituzioni, e stavolta ci ha. Ma quando c'è uno tutto. Che fa gol, quando c'è uno che perché fa lo gol, tiene in panchina? Te, perché lo tiene in panchina? E quindi domanda l'ho fatto più giocare. Che lecita. E così siamo arrivati, prendendo la tangenziale da Edwin Dzeko e Lautaro Martinez e Correa, a parlare di centravanti e a parlare della situazione Vlahovic. Uno, Claudio Vannacci, sono tanti punti attorno a questa cosa. Uno, secondo te come va a finire? Secondo te, Che lo se Vlahovic fa un buon campionato lo vende Fiorentina. Come però io aggiungo una postilla, come l'Inter che vediamo stasera d'estate dovrà vendere un altro giocatore. Ormai le squadre italiane sono situazione dell'Inter rispetto alla Fiorentina è un po' diversa. L'Inter deve vendere, La Fiorentina non può reggere quelle che possano essere le offerte fatte allo stesso Vlahovic da una grande squadra europea. Nessuna squadra italiana le può reggere. E siccome tenere un giocatore controvoglia credo sia la cosa più deleteria che ci sia. Questo senz'altro. E alla fine. Però non mi pare Vlahovic che rientri nella categoria di quelli che stanno controvoglia in un posto. Anzi, mi pare che abbia sempre detto tutt'altro. Ma se gli arriva un contratto che guadagna il doppio di quanto guadagna ora, anche perché i calciatori purtroppo sono delle aziende ora, non c'è solo il singolo calciatore come poteva essere 20-30 anni fa, sono delle aziende che danno lavoro a più persone, perché intorno un campione c'ha tutto un gruppo di persone, e non è il giocatore che decide, qualcuno forse potrà decidere, ma credo si contino sulle dita di una mano. Lukaku, Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, sì, Mbappé. Però anche Lukaku, insomma, non lo so quanto. Vabbè. No, io invece non sono convinto di questo. Io sono convinto che il giocatore possa e decida in molti casi. Resta su Vlahovic. Su Vlahovic è uno di quei casi in cui il giocatore può decidere, perché. Allora, lo ha anche dichiarato di voler decidere, di aver già deciso. Anche Lukaku aveva detto 2 settimane prima di dire no, o Chelsea o niente, aveva giurato fedeltà. Io insomma ci credo e non ci credo a queste dichiarazioni. Ma c'è un retroscena un po' diverso lì però, perché l'Inter aveva bisogno di venderlo Lukaku. L'Inter non almeno da quanto non l'avrebbe venduto Lukaku, perché con la cessione di Hakimi aveva già tamponato il minimo indispensabile. Con quella di Lukaku ha fatto più di quello che doveva fare. Visto i conti di cui abbiamo parlato poco fa, io credo che manna dal cielo l'Inter anche la cessione di Lukaku. L'Inter aveva messo in conto di vendere Lautaro il prossimo anno per integrare i soldi secondo che me mancavano. La proprietà cinese aveva fatto altri conti anche su Lukaku. Comunque, nel momento in cui Lukaku ha detto no, voglio andare al Chelsea, basta, è chiuso. Resto da te, Massimiliano, per ritornare ancora su Vlahovic. Sì. Sei uno di quelli che dice che è determinante la firma? Cioè, tu fossi un tifoso della Fiorentina, di quelli estremamente speranzosi, nel momento in cui Vlahovic firma, ti senti sicuro che resti? No, assolutamente no. È una garanzia per la Fiorentina, perché ovviamente da Vlahovic può introitare... Quanto? Parecchio, 80, perché se, 60. Se continua sui livelli dello scorso anno, e sembrerebbe di sì, perché insomma ha già fatto un buon bottino anche in queste prime giornate di campionato, può incassare tanto, sì, anche quelle cifre di cui parlavate 80. Ora. Quindi se tu dici comunque che se firma oppure no, tu non sei tranquillo, no, perché non saresti tranquillo. Poi entrano in scena altre situazioni, allora, vediamo la Fiorentina difficilmente può dire allora, vediamo di se no. Vediamo se facciamo un riassunto, una banalizzazione di concetto alla portata di tutti. Gabriele Calderon, tu che sei il più esperto, corregge. Se Vlahovic firma il rinnovo prolungamento, chiamatelo come vi pare, del contratto, e in questo contratto viene inserita la cosiddetta clausola rescissoria, la Fiorentina è in banca, perché o resta o se va via sa che prende quella cifra, qualunque essa sia. Comunque. Cartellino del prezzo. Qualunque, il prezzo del cartellino, qualunque essa sia, se firma. Per cui
la firma non è sinonimo di permanenza, è sinonimo di garanzia di incasso. Mettiamolo in questo modo. Non è poco. Che non è assolutamente poco, visto tanto, che le società, sono aziende. È tantissimo. Ma ti può anche, puoi anche pensare, si può anche dire che è comunque un impegno che vincola, virgolette, moralmente, ammesso in un concesso che la morale nel mondo del calcio esista ancora, un giocatore a restare. Sì, quantomeno per una stagione in più rispetto a quella prevista. Diciamo. Se non firma, diventa problematico cosa? Farlo giocare? No, perché Italiano ha detto è un problema, ma di questo ne parleremo dopo, è un problema del ragazzo che non si tira mai indietro. Non lo fai giocare, non puoi tenerlo in panchina. Quando allora se non firma lo vendi? Perché se non firma lo devi vendere. Eh sì, indubbiamente. Quando lo vendi? Ma non o a gennaio? No. Incassando non 80 ma 60 li puoi prendere. O ad agosto e prendi 20 a gennaio, secondo me è improponibile in questo caso. Innanzitutto, ragazzi, il range entro il quale l'ho collocata è corretto, ci sono variazioni, Gabriele, tu segui questa cosa così, cioè, è giusto? Prezzo del cartellino, garanzia di permanenza o garanzia di incasso, sì. Non firma, vediamo che succede. Esatto, così. Esattamente così. Però se non firma, se non tu dici o gennaio o maggio, agosto, io dico direttamente la prossima estate. Però incassi tanto meno, Aspetta, la prossima estate chi ti viene a comprare un giocatore che dopo sei mesi lo pigli a zero? Certamente ha ragione Gabriele, dire costa, cioè cartellino costerebbe meno. Se prendi 20 meno, è per grasso che cola. Quando? Ad agosto prossimo. No, ad agosto prossimo non prendi nulla, non lo vendi. No, non sono d'accordo. Dipende. Perché credo che qualche società comunque per anticipare il banco d'asta per il suo stipendio bisogna vedere se si scatena l'asta subito, per i motivi dice Gabriele, capito? Lo prende subito o dice va bene, è vero che lo pago di cartellino, magari lo pago un ventino, però 20 per Vlahovic li riprendo quanto 20, voglio ragazzi, ma 20 per Vlahovic è un 30? È un insulto, lo so, ma se io dopo sei mesi lo prendo a zero, 30? Quanto puoi pagare? Se qualcuno magari vuole anticipare. Esatto. Sì, appunto. E magari qualcuno sono comunque più di uno e allora il prezzo resta comunque. Il mercato comunque lo fa, l'offerta e lo fa la domanda. Certo. Quindi bisogna vedere alla fine cosa chi campionato farà Vlahovic e quanto sarà. Dipenderà tanto anche da quello, come arriverà in fondo. Per certa la partenza? Per certa l'impossibilità della permanenza? No, questo no. E se voleva rinnovare aveva già rinnovato. L'offerta a quello che ci dice Commisso e ci fidiamo è già messa sul tavolino da tempo, quindi se voleva rinnovare aveva già rinnovato. Tant'è che lui a Moena, mentre firmava gli autografi, disse io firmo quando me lo propongono, rinnovo. Quindi vuol dire che a Moena ancora non gliel'avevano proposto. Però gli atteggiamenti, giusto? E i comportamenti del suo procuratore sembrano essere diversi, cioè cambiare spesso anche considerazione e valutazione a quello che insomma riportano i nostri colleghi. Il procuratore lascia il tempo che trova, perché se lui dice ascolta, io voglio rimanere e firmo, te se ti sta bene tu prendi i soldi della procura, se no, cioè, alla fine decide il giocatore. E quindi se il giocatore dice e io torno a Moena, entra in campo e lo diceva Claudio dell'azienda. Io ho qualche dubbio che decida fino in fondo, no, il giocatore. Io non credo che i giocatori comunque siano delle marionette che muovono i procuratori, cioè sì, chiaro, hanno la sua influenza, la sua incidenza, perché gli possono dire guarda Dusan, io ti porto qui, ti faccio guadagnare ok, ma se il giocatore si impunta comunque, guarda il caso Donnarumma come Raiola, io credo che lì ma lì siamo su livelli diversi, lì sì, le idee sono chiare. Raiola, io penso piuttosto che Ristic, credo si chiami procuratore, corretto, sì. Abbia non sempre idee chiarissime, nel senso Che ci provi di continuo, secondo me, a seconda anche delle possibili voci, richieste che gli arrivano dall'esterno. Cioè, secondo te è tutto quello che viene detto, che c'è qualche società che dà già qualcosa in anticipo, invece no, cioè, vero nulla, sono solo tentativi più o meno maldestri del procuratore? No, forse due cose sono collegate in realtà. Il procuratore è tirato un po' per la giacca a destra e a sinistra da altri interessati. Benissimo, al giocatore. Perfetto, ma però qui allora do ragione a Gabriele. Se io giocatore sto bene in una piazza, sì, lo dico coram populo tutte le volte, non perdo l'occasione, firmo. Lo manifesto, ecco, firmo. Firmo.
L'offerta è sul tavolo, ora tra virgolette la palla è passata a lui. Quanti sono? 5 milioni l'anno? 5 milioni l'anno, sì. Netti? Sì. Perché ne prende 800.000 ora, Prende 800.000. Vuol dire da prende qualche altra parte? Prende più di Ribéry, giustamente e correttamente, visto che è molto più se giovane. Se non firmi vuol dire da qualche altra parte ne hanno promesso parecchi di più. Ma infatti è questa la differenza. la differenza credo sia questa. Oltre, magari ci può anche essere all'ambizione di andare una big, ma un giocatore come Vlahovic, che è io la vedo più in uno come Lukaku, che ormai diciamo ha già passato la metà della carriera e quindi tende anche sia a monetizzare ma sia anche a prendere a livelli di soddisfazione. Cioè, Claudio, però perdonami, a 20 anni ti fa tanta differenza 5 milioni, 7 milioni? Sì. A 20 anni? Non lo so, bisognerebbe essere nella persona, bisognerebbe essere e bisogna vedere cosa ti viene proposto, che tipo di progetto c'hai, perché naturalmente se ti cerca una big e intorno a te vuole costruire una squadra e tu puoi fare la Champions. Ingaggio più alto. Big europea del calcio. C'è anche il discorso infortuni da non sottovalutare. Io firmando uno stipendio di questo genere ho la garanzia che anche se sto male, perché mi tronco tutto, e cosa cambia? Io riscuoto. 5 e 7, cosa cambia fra 5 e 7? Se ti tronchi, allora, pigli comunque di soldi. Non è che sei in un letto abbandonato da tutti. Cioè, però il concetto è che se facciamo un discorso. No, ma se firmo ora, però capisco quello che dice Gabriele. Cioè, capito che ora, voglio dire? Fin da ora sono tranquillo. C'è il precedente storico dello sport è quando, lo potete vedere anche nella serie TV di Last Dance, Scottie Pippen, che giocava a Chicago, era forte, fortissimo, però per paura degli infortuni firmò un contratto lungo a uno stipendio un po' più basso e si fregò, perché di fatto avrebbe potuto guadagnare tanto di più. Con questo cosa voglio dire? Appunto. Voglio dire che Vlahovic, se sta bene alla Fiorentina, adesso non può più dire che non ho la proposta. Allora devi firmare. Non vuole firmare? Perché? Perché Tottenham, Atletico Madrid, delle squadre chiaramente lo tirano per la giacca, come giustamente la metafora è bellissima di Massimiliano. Allora vuol dire che c'è il discorso di giocare la Champions, ambizione diversa, piazza diversa, stadio diverso, progetto diverso, eccetera eccetera eccetera. Bene, allora la società deve prendere una decisione. Lo vendo a gennaio ed incasso una bella cifra, 60-70, e lo devo sostituire, oppure lo porto fino alla fine del campionato e lo vendo ad agosto e incasso quello che mi danno. Parliamoci chiaro. Perché no, detto questo, se fossi Vlahovic io firmerei comunque, perché qui si apre un altro scenario, un'altra considerazione. Ha solo da guadagnarci. Sì, probabilmente sì. Però insomma il calcio moderno ci dice che invece ragionamenti talvolta sono diversi, per cui si cerca di portare in fondo i contratti in essere per poter essere piazzati meglio altrove, magari prendere più ingaggio. Il famoso discorso della riconoscenza ha un valore? No. Ma quando si parla di così tanti soldi ho paura che vada, anche se forse qualcuno ogni tanto ci pensa, ma vada a finire poi nel dimenticatoio. Bisogna purtroppo accettare il fatto che la riconoscenza nel calcio non esiste. Non ho mai visto un calciatore che abbia firmato calciatore moderno. Moderno. Appunto, mi sono espresso male, è vero. Cioè un calciatore da un calcio e Unioni è l'esempio. Vabbè, no, io ti parlo dal 2010, dai, sono buono. Da quando ci sono i procuratori. Ok. Da quando ci sono i procuratori. Sì, ma poi soprattutto in quest'ultimo decennio si è nascosto. Paradossalmente l'unico nel suo delirio nel senso che ci fu un gran caos su questa operazione, fu Quadrado, che firmò il rinnovo per poi andare al Chelsea e la Fiorentina prese i soldi, perché sennò anche lì eri alle solite. Paradossalmente l'unico fu lui, e che passò inosservata un po' questa situazione. Cioè, Vlahovic, con tutto il bene che dovrebbe volere alla Fiorentina, perché qua si è fatto uomo, qua è diventato grande, dichiarazioni d'amore, anche l'intervista all'emittente Pay TV, che perfetto, lo ha dimostrato. E allora verrebbe da dire, figlio mio, allora se sei davvero così riconoscente firma. Però il problema è e che ti promettiamo che oggi ti vendiamo e vi andare. E ti promettiamo? Che ti vendiamo, come venne fatto il discorso di Andrea Della Valle a Luca Toni. Gli disse, Luca rimani qua, la Fiorentina aveva la penalizzazione di Calciopoli, però poi ti prometto che l'anno dopo ti vendo. Così fu. E allora facciamo una cosa di questo genere. Le promesse, diciamo, è abbastanza scontato, e poi
Vlahovic possa finire comunque sul mercato e che la Fiorentina possa guadagnarci una cessione. Il rinnovo credo che segua la strada di Tony. Il rinnovo per assurdo può anche essere, sì, firma, rinnovi, mettiamo 80, Ristic per giugno mi porti già 80. Se non li porti rimane qua un'altra stagione, perché magari la Fiorentina fa X. Il problema però in questo momento, proprio per le cose che si dicevano a proposito dei debiti di Inter, Milan e Juventus, è che ci sono poche società in questo momento. Credo che il mercato italiano per Vlahovic non ci sia. No, l'avevo escluso a priori. Ma anche a livello internazionale credo ci siano poche società che adesso siano in grado di pagare un cartellino 70-80 milioni. Il City ha speso 117 per Grealish, City, sì. Poi Chelsea, Paris Saint-Germain, quasi tutte le inglesi, Real, Manchester United. E il Bayern forse. E il Bayern, no, 80? Però il Bayern fa qualche dubbio. Più operazioni. Il Barcellona ha ridotto di Real Madrid 10 volte di monte ingaggi. Il Bayern, diciamo, è che ha conti molto solidi, quindi se probabilmente forse ci dimentichiamo del Tottenham. È vero. Sì, le inglesi sono la maggioranza. Anche perché il Bayern fa operazioni spendendo relativamente poco e prendendo giocatori funzionali, cioè non fa più però le spese folli. Forse restringe molto il mercato. Fosse il Tottenham, mi verrebbe da dire Vlahovic, ma dove caspita vai? Cosa cambi? Attenzione all'Inter che viene in avanti con la verticalizzazione per Dzeko, che salta netto Consigli, che rigore, lo butta giù, rigore, calcio rigore, di rigore. Questo è rigore netto. Fischiato da Pairetto, giusto il cartellino giallo a Consigli dal regolamento. Ora chi lo batte? Dzeko. Barella. Chi lo batte? Secondo me è Vidal. Vidal. Chiunque lo batte ha preso il pallone. Secondo me lo tira Vidal, perché ai tempi della Juventus era un rigorista, quindi perché anche Dzeko non ha un contatto molto veniale di rigori. Contatto? Rigorino. Come? È un rigorino questo. Ma gli è entrato sulle gambe da dietro, frenandogli addosso. No. Come no? Guarda qua. Anche qua torniamo al discorso di prima, non fa niente per evitare il contatto. Ma lì però non fa neanche niente, non fa niente, per scansarsi. Ma il portiere ha fatto attivamente ha cercato attivamente il contratto. Circa, lì era la testa. Non fare l'arbitro a tutti i costi. Da questo tipo di inquadratura è abbastanza evidente. Là era la testa dell'attaccante che andava verso il portiere. Se poi lo dice Massimiliano. Vabbè, ma figurati se lo levano all'Inter. Non è mica la Fiorentina. Ma no, ma non c'è da levare. È rigore, su. Vidal chiede alla panchina l'eventuale battuta. E Vidal andava a prendersi il pallone subito dal Consiglio. Sì, e sta parlando con la panchina. Se lo tira, no, lo tira, no, Lautaro sul dischetto. Lautaro Martinez, giubilato Vidal, che non ha, che non preparati, ha preparati ad andare in pubblicità, che ci siamo giusti, se lo sbaglio. Non credo che abbia 76 sul cronometro, dunque non quasi 77esimo scoccato con il Toro. Lautaro Martinez sul dischetto, pronto con Consiglio, sta per fischiare Pairetto, rigore nella stessa porta del primo tempo dove ha battuto Berardi. È pronto Lautaro Martinez contro Consigli, parte Martinez, spiazza Consigli, vantaggio dell'Inter con Lautaro Martinez, palla da una parte, portiere dall'altra, aperto il piattone, esultanza sotto la curva, occupato dall'Inter, non sbaglia dunque Martinez, ribaltone servito. E chi l'avrebbe detto al quindicesimo della ripresa? Dai, diciamo, noi abbiamo un po' criticato i quattro cambi in un colpo solo, in realtà invece hanno cambiato la squadra. Abbiamo ritirato una vita Inzaghi per i cambi e stavolta ci ha zittiti tutti alla grande proprio. La pubblicità che poi torniamo. Scoprire vecchie abitudini. This is the final boarding call. Per tornare a volare, scegli il posto giusto da cui partire. Scegli la comodità, la facilità di parcheggio e tanti altri servizi. Gli aeroporti di Pisa e Firenze vi aspettano. toscanaaeroporti.com.
La nostra storia è da sempre fatta di lavoro, famiglie, imprese, valori. Ogni giorno, attraverso 22 agenzie e oltre 200 dipendenti, mettiamo impegno e professionalità al servizio dei territori di Pistoia, Prato e Firenze, con un unico obiettivo: crescere insieme alle nostre comunità per un futuro sempre migliore. Siamo la Banca Alta Toscana. Vieni a trovarci, ti aspettiamo. L'Isol Coperture di Prato è specializzata nella vendita e progettazione di sistemi per l'isolamento e l'impermeabilizzazione. Progetta e realizza sistemi impermeabili per qualsiasi tipo di copertura, vasche, laghi artificiali per la raccolta delle acque, vasche per la fitodepurazione, strutture interrate, fondazioni e parcheggi, con i sistemi tecnologicamente più avanzati. Soluzioni garantibili sino a 20 anni. Isol Coperture. Certificata con attestazione SOA OS8. C'è un motivo per andare al Bar Valentina? No, ci sono mille motivi per andare al Bar Valentina. Dalle colazioni meravigliose alle cioccolate, ai cioccolatini, ai panini più buoni di tutta Prato, ai pranzi veloci. E poi si sa, al Bar Valentina si pagano le bollette, si sbrigano tutte le pratiche burocratiche che fanno perdere un sacco di tempo. Bar Valentina, a Prato e in via Roma, tutti i giorni dalle 5.30 alle 19.30, la domenica dalle 6 alle 13. Ma che vuoi di più? Bar Valentina, seguici su Facebook. CopyWorld, un'azienda moderna e dinamica specializzata nell'analisi dei processi, vendita, noleggio e assistenza tecnica di un'ampia gamma di soluzioni e tecnologie per le aziende, stampanti multifunzione e soluzioni per la gestione documentale, comunicazione visual display, tecnologia digitale per la stampa professionale. CopyWorld, un partner a 360 gradi per rispondere in anticipo alle nuove sfide del mercato. Vangi, da oltre 50 anni, demolizioni, scavi, smaltimento rifiuti edili e trasporti conto terzi. Offriamo il servizio di noleggio cassoni scarrabili di grandi e piccole dimensioni a Calenzano, in via di Leprata e su vangi.it. Vangi, esperienza e professionalità al servizio di chi costruisce. Nove alla fine di Sassuolo-Inter. Confermato il fuorigioco di Edin Dzeko, che aveva siglato la doppietta del 3-1 per l'Inter con assist al bacio di Barella, ma la posizione era irregolare. 82 sul cronometro, 8 più recupero alla fine al Mapei Stadium. Resto al vostro ingaggio sull'affare Dzeko, però guardandolo da un altro tipo di visuale che ha toccato oggi anche Vincenzo Italiano. Molti, dopo la sparata del padrone della Fiorentina, questa è la nostra offerta, nessuno si fa vivo, il procuratore dice deve firmare il ragazzo dice deve firmare il procuratore, l'incapperatura del padrone della Fiorentina è logica, giusta, doverosa, sacrosanta. Molti però si sono interrogati sulla tempistica. Biraghi ieri ha detto sono problemi suoi, l'importante è che non si alteri l'equilibrio di spogliatoio. Hai ragione. Oggi Italiano in conferenza stampa ha detto nessuno potrà smontare quello che abbiamo costruito finora. Non mi sembra Dusan Vlahovic preoccupato da queste vicende, ha detto sono vicende personali, fra lui e la società farà i suoi interessi, lui farà i suoi interessi. Insomma, questa considerazione sulla tempistica dell'uscita forse qualche parte di verità ce l'ha. O no, Massimiliano? Le dichiarazioni appunto a cui facevi riferimento lo dimostrano, cioè magari questo era il momento in cui si doveva parlare di altro. Bastava aspettare lunedì magari. Poi in ogni caso insomma è una situazione che si sta trascinando da troppo tempo. Onestamente
non ha responsabilità la società, perché la società ha fatto aspettare la firma che deve fare. Sto parlando in termini generali, e quindi insomma questo riguarda anche il giocatore, avrebbe avuto probabilmente la possibilità di chiuderla molto prima questa storia. Io però allo stesso tempo non credo che questo possa influire sulle prestazioni di Vlahovic nella Fiorentina, perché Vlahovic ha del tutto interesse a proseguire e andar bene, perché un'eventuale svalutazione del suo prezzo porterebbe si ripercuote sul futuro contratto, sul suo futuro contratto, per cui non credo che poi questo possa destabilizzare lo spogliatoio della Fiorentina, perché non mi sembra che Vlahovic sia nelle condizioni di poterlo in qualche maniera influenzare negativamente con la sua vicenda. Detto questo, ribadisco che effettivamente forse bisognava parlare di tutto ciò in un altro momento. Claudio? Sì, anche secondo me forse non lo spogliatoio, ma l'ambiente però sì, perché se l'ambiente, la tifoseria, se alla fine viene fatto passare Vlahovic per quello che non vuole firmare, che vuole lasciare la Fiorentina, non so l'ambiente poi dopo come... Sì, per quello che magari andava affrontato in un altro momento questo tema. Lavare i panni sporchi, insomma, in casa o nel chiuso dello spogliatoio sarebbe è meglio. Una regola d'oro, insomma, nel calcio. Anche perché domani gran festa al Franchi, parecchia gente, parecchio pubblico, appelli da tutte le parti affinché sia davvero solo ed esclusivamente una festa. Io mi permetto di suggerirvi questa chiave di lettura. Secondo me il pubblico della Fiorentina, i tifosi della Fiorentina domani non se la prenderanno. No, domani no. Magari se la però... Secondo me il rapporto tra tifoseria e Vlahovic è talmente tanto già bello. Se te metti 4-5 partite giocate male e ci possono stare, un po' sottotono, con questo dietro... Qualcuno aveva già iniziato a bubare, fra l'altro. Sì? Insomma, quando non è andato in gol Vlahovic, qualcuno gliel'ha fatto notare. Sì, però queste sono anche... mi viene un piccolo sfogo, no? Cioè, certe volte siamo proprio noi giornalisti. Che dice, Vlahovic però sta domenica non ha segnato. Perché ti ha abituato male la scorsa stagione? Cioè, alla fine ha fatto 4 reti. Se non erro, questa è la 7ª giornata. Sì, ha fatte tante, dico 4 reti adesso. Su 6 giocate. Perché la 7ª ancora la deve disputare. Voglio dire, stiamo calmi. No, ma dicendo di ora, sto dicendo in prospettiva. Può succedere. Mi riferivo ai tifosi e ai giornalisti delle scorse settimane che dicevano che è Vlahovic per forza, è la testa al rinnovo e segna poco. Segna poco, cioè, 4 reti in 6 partite. Vlahovic non si può assolutamente criticare. È indiscutibile. Io credo che il concetto del rinnovo ruoti tutto intorno alla tempistica, perché era partito da lì Giorgio, sì, della scorsa stagione. Lui, quando con Prandelli aveva cominciato a segnare, era lì che dovevi fare il rinnovo. Su questo sono d'accordo. Totalmente lì, perché lì se gli avessi proposto 1,8 milioni più bonus, ma firmava subito. E poi il problema è non avevi la clausola rescissoria. Oltretutto ci ha rimesso dei soldi la Fiorentina. E senza la clausola rescissoria. Invece il tempo in questa situazione è tutto. E ora il tempo è tiranno e lo devi rincorrere. Ora è dura, il problema è dura, ora è dura. Questa considerazione sull'anno scorso è quanto mai pertinente nel vero senso della parola. Siamo in fondo, Caldi? 3 minuti al termine del tempo regolamentare più eventuale recupero. Vorrei che Claudio Vannacci ritornasse a respirare. Ma ora fanno pure l'altro cambio, entra D'Ambrosio per proteggere il 2-1 conquistato dal dischetto proprio dalla Taura Martinez, che esce dal campo. Alla fine una partita tra luci ed ombre per Martinez, molte ombre e poche luci, ma alla fine se l'Inter è in vantaggio deve ringraziare lui dal dischetto. Alla faccia della modernità, alla faccia della modernità, sì. Via una punta per un difensore, L'ha già fatto con la Fiorentina. Si diceva prima, poi dai tempi andati, tanta innovazione e poi si ritorna al vecchio sano catenaccio. Vabbè, come oggi il Torino credo abbia finito senza neanche un attaccante di ruolo e poi l'ha pagato. Juric non c'ha né Belotti né Zaza. Sì, infatti, però queste sostituzioni non sono delle grandi garanzie. No. Cioè, il difensore per l'attaccante.
Aspetta però a essere gaudioso, caro Claudio Vannacci. No, io perché aspetto sempre il fischio, il professor Calderone ha ancora fiato nell'ugola. Sì, c'è ancora questo calcio di punizione battuto però in malo modo dal Sassuolo, che aveva una buona occasione ora per mettere il pallone a Calderone, centro. Tu devi essere talmente tanto onesto intellettualmente come sei sempre da dirmi: valuta la partita di stasera. Sì. 40 milioni per Berardi li spendi? Se guardassi solo ed esclusivamente la partita di stasera, no. Se guardassi un po' indietro, sì. Sinceramente sì. Qualcosa meno, magari di 40, però sì. Giocatore di tutto rispetto, che gioca in nazionale con merito, che ha segnato, credo, più già 100 gol con la maglia del Sassuolo. Sì, questo sì. Insomma, è un 94, ancora margine di crescita. Beh, la Fiorentina, parliamoci chiaro, gioca a titolare Callejon, che comunque ha i suoi anni. Grandissimo giocatore del passato, che a Firenze ancora ha fatto pochino. E se devo cambiare una partita in corsa, come si fa sempre il mimo, no? L'italiano si gira, guarda in panchina, c'è pochino, eh. E uno come Berardi, averlo c'è in campo. Gagorin. Chi? No, io non conosco le lingue russe, io questo Gagorin non l'ho mai visto, ma oltre a lui non l'ha visto neanche mai tutta Firenze. Sì, più o meno direi. Cioè, io quando ho sentito che Gagorin è il vice Vlahovic, io ho pregato e ho sperato che Dusan Vlahovic non avesse mai neanche un raffreddore, perché vorrebbe dire un grosso, il gigantesco problema. Sì. 6 di recupero, 4 di recupero. 4 di recupero. 4 di recupero, ma certo, recupero. Ma c'è sì, l'Inter in campo. Finite. No, anche la scelta di Gagorin, letta nella querel del contratto, dovrebbe far capire quanto al mondo Vlahovic Firenze conta su Vlahovic, perché gli ha tolto concorrenza. C'è solo lui. Dice: oh, tu ci sei, quindi non ti metto dietro nessuno che ti fa concorrenza, che ti mette in ballo. Ma non lo so. Fiducia assoluta e non solo, grande responsabilità anche sulle sue spalle. Un totale rischio. Anche il Genoa c'ha 5-6 punte, paradossalmente. Cioè, ora mi è venuto il Genoa perché c'ha Destro, c'ha comunque Pandev, c'ha Suani, ma insomma ce l'ha. Basta. Insomma, c'ha Callon che gioca davanti. Ho capito, ragazzi, ma ce l'ha. Cioè, io se mi giro in panchina tu non avessi, lo... Tu mi avessi detto, Insigne, Osimhen, no, ho preso il Genoa però, porca tutto boia, Micheletti. Mi vai a pigliare proprio questo riferimento. Vabbè, prendiamo il Napoli? Piglia Sassuolo. Sassuolo. C'ha Raspadori, Scamacca, De Frel, Bogà, Berardi, Djuricic. Parliamo di punte, non di attaccanti. Allora ne ha 3. Punte. Scamacca. Punta, c'è, va, Vlahovic, la punta centrale. Raspadori, Scamacca. No, e De Frel. Sono 3 punte. Sono punte centrali. Però il ruolo lo possono fare, insomma. No, dici, niente. Non succede niente. Cioè, un po' di bombola per Claudio Vannacci si può risparmiare, perché ora bombola. Questa è quasi l'Inter che piace a te, Claudio, l'Inter che soffricchia. È l'Inter di Firenze? Sì, con la differenza che il Sassuolo non è stato la Fiorentina, ecco, nel primo tempo. No, è un Inter che ha cambiato con i 4 cambi, e evidentemente c'è la Noglu, c'ha dei problemi. Ma da tempo c'ha dei problemi, non da ora. È l'Inter, questa partita l'ha vinta Inzaghi, per una volta tanto? Occhio all'Inter adesso che è in contropiede. Lancio di Brozovic per Di Marco in campo aperto, che può andare sulla fascia sinistra. C'è spazio per l'Inter. Bello il cross, ma Rogerio è bravissimo a chiudere l'appuntamento con il gol di Edin Dzeko al 93esimo. Rogerio, migliore in campo del Sassuolo. E in fase tutto, diciamo anche con l'Atalanta, anche con l'Atalanta, i cambi di Inzaghi avevano svoltato. Inzaghi, poi c'è stato il rigore sbagliato, diciamo piuttosto che i cambi hanno funzionato perché aveva sbagliato la formazione di partenza. Certo. Diciamo questo. Calcio d'angolo per l'Inter. E che per un'ora ha giocato parecchio male l'Inter. Ha giocato quasi in 10 perché Correa era invedibile. Parecchio male. L'Inter chiaramente gioca corto il suo calcio d'angolo e guadagna una rimessa laterale, però Pairetto non è dello stesso avviso. Qualche scaramuccia tra Vidal e Kirikes nella circostanza. Sassuolo che può ripartire. Un minuto al termine. Occhio a Kirikes che lancia allora Rogerio. Può avanzare per circa 20 metri il difensore del Sassuolo. Ci va Barella, l'inesauribile, a cercare di tamponare. Traoré sulla sinistra. C'è Muldur da quest'altra parte.
che prova ad avanzare. Ecco Muldur servito, 93 sul cronometro, cross di Multor rimpallato da Di Marco, ancora rimessa laterale. Brutti ricordi evoca Muldur, soprattutto per la Fiorentina, l'uomo del gol del Muldur. Vantaggio. Cross al centro direttamente da rimessa laterale, gran mischia, alla fine la risolve, indovinate chi? Il solito Barella. Kirikes rischia sul pressing di Dzeko. Attenzione al Sassuolo che prova ancora a mettere al centro il pallone e c'è Scamacca che cerca il controllo difettoso, ma è finita così. L'Inter batte il Sassuolo per 2-1. Al rigore di Berardi rispondono Dzeko appena entrato e poi sempre dal dischetto Lautaro Martinez. Quindi l'Inter conquista 3 punti pesanti, giocando male, soffrendo. Ma se prima nel primo tempo dicevamo che l'Inter non è una grande squadra perché queste partite non le vince, e invece nel secondo tempo i 4 cambi in simultanea hanno dato la vittoria, che peraltro chiudono solo per stasera il quadro generale dei risultati della Serie A che vediamo in sovraimpressione. Riepilogo ieri Cagliari-Venezia 1-1, oggi prima vittoria di Frank Ribéry e della sua Salernitana per 1-0, a Torino vittoria della cinica Juve 1-0, terza vittoria consecutiva in campionato, quarta se ci mettiamo quella con il Chelsea in Champions, 2-1 dell'Inter a Sassuolo, domani a 12:30 Bologna-Lazio, poi Sampdoria-Udinese e Verona-Spezia, alle 6 Fiorentina-Napoli e Roma-Empoli, domani sera Atalanta-Milan, e noi domani dalle 5:30 in poi saremo a raccontarvi tutto questo. La classifica dice Napoli 18, Inter 17, Milan 16, Roma e Fiorentina 12, Atalanta, Lazio e Juventus 11, Empoli 9, Torino e Bologna 8, Sassuolo e Udinese 7, Genoa, Sampdoria, Verona, Venezia 5, Spezia e Salernitana 4, il Cagliari di Walter Mazzarri ultimo con 3 punti. Riprenderemo l'aspetto Vlahovic sotto varie altre considerazioni. Giorgio, guarda quella classifica, ecco, appunto, se domani vincono l'Atalanta e la Fiorentina. La rivediamo, Massimo Brigato, magari cortesemente ce la riproponi, così ci ragioniamo sopra. La Fiorentina va a 15, terza. L'Atalanta va a 14. Quarta, perché c'è il Milan a 16. Perché c'è il Milan, ah, già, però sì, sarebbe Milan. 18, 17, 16, 15, 14. Bisogna vedere che cosa fa la Roma di Mourinho. Sarebbe tanta roba. Sarebbe una bella, bella roba. Soprattutto sarebbe un sogno per i tifosi della Fiorentina, perché saresti proiettato davvero. Allora, mettiamolo in questo modo. No, poi dirti quanto è importante, ritornando alla tua prima domanda, quanto può essere importante il risultato, bravo, domani? Allora, a ora, è la settima giornata questa, poi c'è la sosta. Se così fosse, possiamo già incominciare a tracciare gli obiettivi? Di sicuro. Perché quindi è l'Europa piena per la Fiorentina. Non bisogna nascondersi, è la realtà. Noi lo diciamo perché in società non lo diranno mai, giustamente. Ma nemmeno non lo direbbero neanche a tre giornate dalla fine. Ma sono d'accordissimo. Beh, quindi questo è un corretto atteggiamento. Massimo? No, giusto. Sì, no. Se poi dovesse arrivare addirittura un risultato pieno domani... Se domani vinci, bisogna parlare... È vero, ha ragione, italiano, piedi per terra, facciamo per i pompieri, tutto quello che ripare. Però... Poi, come si dice, forse è ancora presto per esprimere un giudizio definitivo, bisogna aspettare 9-10 giornate, eccetera, eccetera, eccetera. Però, indubbiamente, se batti il Napoli, è la squadra più forte del momento, vuol dire... almeno vali, di Conference League devi parlare. Vali qualcosa di importante. No, ma poi soprattutto perché c'è anche la Juventus che ritornerà in quel momento. La Juve è già lì, E quindi, insomma, diciamo, rispetto agli ultimi campionati a cui eravamo abituati... Sì, tutti compattini, Questo campionato mi sembra sia molto compatto. Molto, e tra l'altro devo dire anche che le partite che ho visto sono anche belle partite. Stasera non era stata più spettacolare solo Inter. No, è una bella partita. Sì, perché certo se la guardi all'occhio del tifoso il primo tempo l'avresti cancellato, però come partita in sé è stata... volentieri quest'anno l'Inter la cancelleresti il primo tempo. Sì, Cioè, soprattutto quando gioca Cialanoglu. Fiorentina-Inter secondo me è stato un bel primo tempo per la Fiorentina. Sì, poi l'Inter dopo, ma nel complesso, una bella partita, è stata nel complesso. Cioè una partita che anche uno spettatore neutrale può apprezzare parecchio. È molto scott per il calcio. Idem restando a quelle di Atalanta-Inter. Restano in questo campionato con troppe squadre, anche delle partite sinceramente di cui se ne può fare anche a meno. Però effettivamente tipo nella Cagliari, parte Venezia. Sinistra
della classifica si stanno vedendo cose più interessanti del solito. Diciamo, c'è forse un pochino meno tatticismo, che era la caratteristica del campionato italiano. E pensa che è stranissimo, perché quest'anno sono rientrati tutti quelli che vengono definiti grandi allenatori. Sì, però magari sai, ma c'è una tendenza un po' diversa negli ultimi anni, anche in linea generale. Cioè, però, sai, Sarri è uno po' che vuole il bel gioco, meno tatticismo. La Lazio è indietro. Sì, è indietro perché è il più difficile forse da far passare. Diciamo che la Serie A sia un po' più europeizzata da questo punto di vista. Cioè? Meno tatticismo, più gioco, anche perché danno più gol, danno poco spazio più agli italiani, spettacolo. Quindi... anche se dobbiamo parlare di tasso tecnico, probabilmente la Serie A di quest'anno è su un livello più basso di quella dell'anno scorso. Ma si vede in Europa, infatti. Basta dire due. Abbiamo vinto il campionato europeo, vorrei ricordarvelo. Sì, però, e pensa, gli italiani non giocano nemmeno. Campionato europeo per nazionali ha poco a che fare, secondo me, con la qualità dei campionati in se stesso. Le squadre inglesi, quanti campionato sono del mondo inglesi. Docet, perché la Germania insomma ha vinto il mondiale, ma non mi sembra sia il più spettacolare campionato del mondo, ecco. Cioè, se prendiamo ad esempio la formazione dell'Inter di stasera, escluso Barella, che ha giocato in nazionale e ha vinto il titolo, e Bastoni, che non ha mai giocato, però è in nazionale, c'era. Il resto sono subentrati gli italiani. Poi italiani in campo pochi. Fiorentina quanti italiani ha in campo? Ora con Castellini fortunato ancora me. C'ha Biraghi, fine. Vorrei fare un'estremizzazione di concetto che non deve far incazzare nessuno. Ma non vorrei. Non è una novità. No, non vorrei che facendo il discorso gli italiani hanno vinto il campionato europeo. La Serie A non ha italiani, non vorrei che il problema della Serie A sia proprio questo, non avere italiani che giocano qui. Può anche darsi. Cioè che il livello non eccelso a cui fate riferimento non sia da imputare alla qualità non eccelsa degli stranieri che vengono preferiti agli italiani che hanno vinto il campionato europeo. Ma questo fa un po' parte del calcio moderno, cioè i migliori giocatori vanno a giocare dove ti pagano meglio. Cioè, Donnarumma gioca fuori. Gioca fuori. Verratti gioca fuori. Verratti, insomma, guarda, tanto. È l'unico che non piglio proprio in considerazione perché l'unico proprio che non Jorginho gioca fuori. Jorginho, è normale. Jorginho, sì. Emerson Palmieri gioca fuori. Ancora te sei giovane, non te lo ricorderai, Giorgio e Massimiliano sì. 84, 85, 83, 84, il campionato italiano, i primi 10 giocatori nel mondo giocavano in Serie A, giocavano in Italia in Serie A. Ma questo, vabbè, quella era la tendenza degli anni 80, poi dopo poi, addio, è stato ciao. Un escalation negativo, è stato bello, così quindi, come è stato bello portarvi fino a quest'ora alla pubblicità, poi torniamo per l'ultimo blocco di Volata. Scoprire vecchie abitudini. This is the final boarding call. Per tornare a volare, scegli il posto giusto da cui partire. Scegli la comodità, la facilità di parcheggio e tanti altri servizi. Gli aeroporti di Pisa e Firenze vi aspettano. ToscanaAeroporti.com. Puoi farlo per sentirti più utile. Puoi farlo per conoscere nuovi amici. Puoi farlo per imparare sempre qualcosa di nuovo. Scegli anche tu di essere volontario. Non te la senti? Diventa socio. Con una piccola quota annuale accederai a tanti sconti e convenzioni. Sostieni la pubblica assistenza L'Avvenire Prato. Tu puoi farlo. Valle dei Fiori a Pescia. Parrucche donna, tupè uomo. Anche per chemioterapia. Consulenza, professionalità e discrezione per risolvere ogni esigenza dei nostri clienti. Prodotti di qualità, in capelli veri e sintetici, con una vastissima gamma di modelli, tagli e colori. Rivolgetevi con fiducia a Valle dei Fiori, via Marconi 67 Pescia. Siamo a vostra disposizione con professionalità e riservatezza. Da Giorgini puoi trovare molti servizi, fra cui autofficina, gommista, centro revisione auto e moto, carrozzeria con auto di cortesia, gestioni pratiche, noleggio auto e furgoni a 9 posti, impianti e revisioni di bombole metano e GPL. Tutto fatto con la massima professionalità e dedizione al nostro lavoro. Giorgini, Viale Europa 95E, Castelguidi, Pistoia. Ha
hai l'auto fuori gioco. Non relegarla in panchina. Rimettila in campo con Autodemolizioni Leporatti, il più vasto assortimento di ricambi usati che ti salva in corner. Se invece pensi che per la tua auto sia l'ultima stagione e non vuoi più ripararla, portala da noi con tutti i documenti e chiudi la partita. Per demolizioni e cancellazioni dal PRA di autovetture, autocarri, ciclomotori, motocicli, caravan, rimorchi e mezzi agricoli, Autodemolizioni Leporatti, in via Ceppeto 30 a Lamporecchio, Pistoia. Autodemolizionileporatti.com. Se vuoi gustare un caffè di ottima qualità, lo puoi trovare a Prato da Lombardi Caffè. La tradizione del buon caffè passa di qui. Dal 1980, punto vendita diretta di cialde e capsule delle migliori marche e compatibili. Vuoi un servizio ancora più comodo? Nessun problema. Con una semplice email o con una telefonata riceverai a casa il tuo caffè. Inoltre, Lombardi Caffè fornisce in comodato d'uso le proprie macchine per il caffè per tutte le aziende di Firenze, Prato e Pistoia. Da quest'anno anche punto in viola per trasformare i tuoi acquisti in premi ed emozioni. E allora eccoci, è stata una serata di bomber, Dzeko ha deciso la partita per l'Inter mettendola in parità, Lautaro Martinez ha segnato il rigore che ha dato la vittoria, ha segnato Djuric nelle file della Salernitana oggi la prima vittoria di Frank Ribéry e soci, un Frank Ribéry stremato che al 95esimo è stato in campo tutta la partita, ha rimediato anche un cartellino giallo per chiudere su un avversario che andava via, Ribéry che è già diventato il re e il padrone di Salerno, domani... Osimhen, Vlahovic, è la partita nella partita. Abbiamo giocato tanto Fiorentina-Napoli questa sera, ci siamo anche interrogati sulla necessità della tempistica dell'uscita del padrone della Fiorentina sulle dichiarazioni sul rinnovo del contratto di Vlahovic, sacrosantamente corrette e giuste. Mi manca di sentire dallo studio un pronostico sul risultato di domani. Parto da Claudio Vannacci, che ha ripreso, come vedete, colore, è ritornato bello tonico, respira dopo la vittoria dell'Inter. Il mio non è un pronostico, ma è un auspicio. Ecco. E dico uno, anche perché si dovrà fermare il Napoli. Poi, se Massimo Brigato ci fa vedere la classifica, vi svelo il segreto di Claudio Vannacci. Dice, se vince la Fiorentina, il Napoli resta a 18, io sono a 17 con l'Inter. Pensa che meraviglia. Mai come domani fa il tifo per la Fiorentina, certo, di la verità. Certo. Perfetto. Massimiliano Martini, come finisce Fiorentina-Napoli? Ma ripeto un po' quello che ha già detto Claudio, l'auspicio sarebbe di vedere una Fiorentina vincente, però insomma le difficoltà di questa partita sono notevoli per Viola, per cui forse sarebbe già... Gioca dei segni. Sarebbe già interessante vedere un X. E Claudio anche sull'X sarebbe contento perché va via solo un po' di più al Napoli. Dove vince, non ti chiedo il pronostico, so di farti un piacere, come finisce Fiorentina-Napoli? Ti ho detto, non ti chiedo un pronostico, ti faccio dire come finisce. Due pari, perfetto, così Vannacci è contento. Dove vince la Fiorentina contro il Napoli sulla carta? Con Vlahovic, semplicemente. Solo Vlahovic è l'elemento in più? No, anche Nico Gonzalez. Secondo me è anche difesa contro difesa. È un'altra chiave di lettura. Centrocampo no. Centrocampo paura centrocampo. Che sia a favore del Napoli. Però, cioè anche lì il buon vecchio... Ti ribalto il concetto, fai gli scontri, attacco contro difesa, attacco contro difesa. Sì, cosa? No, sì nel senso attacco contro difesa che... Chi è più forte? Vabbè. Attacco Napoli contro difesa Fiorentina o attacco Fiorentina contro difesa Napoli? Attacco Napoli contro difesa Fiorentina. Più forte, Sì. Quindi se la Fiorentina regge lì, ce la può fare. Ce la può fare, in chiaro... Ce la può fare a vincere la partita. Addirittura. Sarebbe un trionfo. E noi io... Perché non sognare?
Esatto, cioè perché non sognare? E perché non sognare Vlahovic che magari proprio segna due reti e che va a esultare sotto la curva e chissà. Cioè, il calcio è una roba indecifrabile, una roba strana. Cioè, guarda stasera l'Inter, quando fa questi quattro cambi... Abbiamo detto, è una pazzia perché snerva una squadra e ne mette dentro quattro prima che abbiano capito come è. Invece boom, è cambiata la partita, cambiato tutto, perché ha segnato subito, immediatamente. No, ma è cambiata anche come gioco. Esatto, è cambiato tutto. Forse ha ragione Massimiliano, aveva sbagliato Simone Inzaghi. Ci sta. Aveva sbagliato l'11 di partenza, sì. Però, ribadisco, è una roba indecifrabile il calcio. E la Fiorentina d'italiano ancora di più, perché non riesci a prevedere mai una formazione, non riesci mai a prevedere un cambio e non riesci mai a prevedere una situazione di gioco. Perché abbiamo visto 6 Fiorentine, anche come atteggiamento in campo, completamente differenti. Quindi è una partita assurda, e siccome la Fiorentina ancora con le grandi squadre, escludendo la gara di rigore con l'Atalanta, non ha fatto risultato, perché non sognare, un pareggio forse sarebbe già tantissima roba contro un Napoli che in campionato è veramente sembrata una squadra solida. Schiaccia sassi, eh. È passato soprattutto tutti. Problematiche, infortuni, arbitri, tutto. Avversari, è andato via veramente liscio. Una bella prova, e sono convinto che domani chi andrà allo stadio si divertirà assolutamente. Sì. Gli altri ovviamente devono restare qui per divertirsi col nostro studio e i nostri racconti su questo tipo gara. Milan-Atalanta di domani sera invece, Massimiliano Martini, ti intrippa o no? Altra partita interessante, due squadre di rilievo per l'alta classifica. Con Atalanta secondo me in crescita in questo momento, per cui sarà un bel banco di prova per il Milan. Anche lì c'è un gran casino su alcuni rinnovi di contratto, abbastanza regolare direi. Fuori Gosens per due mesi e mezzo, sì, per uno strappo. Infortunio, sì. A Milano c'è il casino, sponda Milan, c'è il casino del rinnovo del contratto di Kessi. Ma è meglio un po' una bella, anche quello di Kessi è una bella situazione quella di Kessi, anche quella, tu lo prenderesti Kessi? Ma io lo prenderei sempre, sì, Kessi. Ma per fa che? Lo prenderei. Ma era venuto in mente. Ah sì, meglio Gasperini o Pioli? In che senso? Dal punto di vista sicuramente Gasperini. Sì. Gabri? Senza ombra di dubbio. Allora. Lascia perdere simpatia o antipatia. No, ci mancherebbe. Appunto. Solo dal punto di vista devo dire Gasperini. Ma veramente a malincuore, cioè proprio sto soffrendo. Non lo so, Gasperini andrebbe visto. Tu li hai avuti tutti e due all'Inter. Sì, infatti. Gasperini hanno fatto danni tutti e due. Sì, però con Pioli ho apprezzato molto l'onestà che ha sempre avuto Pioli e anche la capacità di... E gli manca un po' la continuità, l'ha dimostrato anche l'anno scorso con il Milan. Gasperini per ora è legato molto all'Atalanta, cioè ha fatto bene solo lì. Ecco, quando ha provato a fare il salto di qualità ha fallito, e anche in maniera abbastanza... L'ha fatto con l'Atalanta il salto di qualità. Sì, è rimasto fatto sì. Per sé, però per sai, l'Atalanta ha trovato la sua comfort zone e insomma, bisognerebbe vederlo un po' fuori. Sì, ma ha fatto guadagnare anche dei bei soldini all'Atalanta. Sì, sì. Meglio Sarri o Spalletti? Questa è carina. Questa è carina perché tutti professano Sarri come il grande maestro che ha vinto l'Europa League con un fortissimo Chelsea. Alla Fiorentina chi vorresti fra i due? Spalletti. Perché? Soprattutto per il rapporto con la stampa. Perché è uno che non si fa manovrare in nessuna maniera. Perché Sarri sì. Sarri è strano. È strano nel senso che, non lo so, non è un allenatore che mi emoziona. Spalletti invece è uno che... Per emozione. Sì, perché lui veramente se ti deve mandare in quel posto paese. Ti ci manda. Ti quelli che sì. Sì, per dire, per no, me vai d'accordo con Mourinho allora. Porca miseria. Cioè, il mio sogno è essere zittito in una conferenza stampa e dire te Calderon non capisci niente. È il mio sogno da Mourinho, Sarri è uno che è un talebano pesante la notte tu prima di andare a dormire, sì. Questi sogni peperoni questa roba. No, però dico, cioè, Sarri è uno che è un talebano del modulo, è uno che crede tantissimo sempre nelle sue cose, non lo so, è uno che ecco, con la stampa è uno che sicuramente si vedrebbe i soliti tarini, mister come sta la squadra, che situazione, solite robe già visto. Spalletti invece uno non si dipende fa spostare dagli millimetri. Allenatori, dipende da chi hai di fronte. Sì, però Spalletti è uno che non si fa non se ne fa fare queste cose. Cioè uno come sta la squadra direbbe prossima domanda. Next question.
Claudio, chi preferiresti? Spalletti, Sarri troppo integralista. Gli allenatori troppo integralisti non mi sono mai piaciuti. Quindi cioè, oggi hai apprezzato la presa di distanza dall'integralismo di Italiano, che ha detto: io non sono uno di quelli che rimane fissato alle rischi. Faccio quello che serve in quel momento, anche che ovviamente vedo io. Ecco, c'è la cosa più normale anche si possa perché fare. Se vuoi allenare una grande squadra, puoi essere integralista. No, ma neanche un'altra squadra, secondo me nessuna squadra. Però allo Spezia forse con tutti i ragazzini, può darsi che ti paghi in qualche occasione questo. No, quello magari allo Spezia se hai un tasso tecnico inferiore, dargli un'organizzazione ti aggiunge qualcosa. Corretto. Se hai giocatori di un tasso tecnico elevato e te li metti in gabbia, Cristiano perdi. Ronaldo. Ma a Sarri è già successo questo, no? Certo. A Sarri è già successo questo. È troppo integralista. Senti, Claudio Vannacci, dai delle buone notizie a Massimo Brigati, regia, per Milan-Atalanta di domani. Milan-Atalanta? Una, Atalanta-Milan. Atalanta-Milan. Secondo me sarà la partita più bella della. Di questo più bello di o più sbagliata? No, no, più bella da vedere. E il Milan anche per di più di po'... Fiorentina-Napoli? Secondo me forse sì. Perché secondo me il Milan in questo momento è un po' un mistero, perché perde giocatori, mette in campo a volte anche giocatori che effettivamente non è che hanno questo gran nome e riesce a giocare bene. Insomma, la partita persa immeritatamente in Champions League con l'Atletico Madrid, che non è l'Atletico Madrid degli anni scorsi, ma insomma si guarda al Milan quanti giocatori gli mancava. Ha giocato in 10, certo. Quasi però un'ora. Ha sentito Brigato bene, direi. Ha perso, però, con un rigore che insomma non c'è, che non c'era. Non c'era. Ecco, era. Ha perso, però. Vedi, ho trasportato tutto quello che è il mio pragmatismo sulle spalle di Massimiliano Martino. Però ha perso. È così. Quindi tu dai buone notizie domani per Massimo Brigato o no? Io non sono tanto convinto che Milan possa fare risultato all'Atalanta, no. Forse potrà essere anche una bella partita, quello sì, però vedo... Visto da vedo l'Atalanta, sì, vedo l'Atalanta favorita, assolutamente. Gabri? Meglio due feriti che un morto. Quindi un pareggione? Sì. Anche se... Ma è presto però, ci potrebbe rischiare. Lo sai che non ragiona... Gasperini non ragiona così, Pioli forse. Sì, Pioli forse. E, non lo so, io il Milan l'ho visto bene con l'Atletico Madrid, mi è piaciuta, una bella partita, persa per un episodio. E secondo me può fare una buona gara. L'Atalanta invece talvolta fa intravedere degli sprazzi di fine ciclo e non vorrei che nel San Siro bello grimito, bello carico, se non sbaglio giocano a Bergamo. Atalanta-Milan, scusami, a Bergamo, è corretto, perdona. Quindi ancora... No, sicuro? Perché ha giocato l'Inter fuori, no? Ma è un... Sì, molto giocano... incerti, tutti e due, perché giocano a Bergamo, con questo casino dell'andata fatto in un modo di ritorno... Sì. Questo è un turno dove le due milanesi giocano fuori tutte e due. Giocano a Bergamo. Per una volta tanto San Siro riposa. Però, in ogni caso, non lo so, l'Atalanta non mi ha... rubato l'occhio come ha sempre fatto negli ultimi anni, non mi sembra la solita Atalanta. Però l'Atalanta ci ha sempre messo un po' a ingranare. È vero anche questo. Claudio, giocate dei segni. X. X2. Se posso. Sempre sull'Atalanta Milan, 1. Sì. 1. Ecco, caro Massimo Brigato, hai tutto l'emiciclo politico-sportivo. 1, X2... Tu a sei posto. A posto, nessuno ti ha mancato di rispetto. Se giochi tre schedine divise, giochi una tre schedine divise, vedrai che sei a posto così. Noi siamo a posto così, è stato un bel sabato sera. Grazie a tutto questo stupendo studio che vi ha fatto compagnia per queste oltre 2 ore. Grazie a Claudio Vannacci, direttore di notiziediprato.it. Buon lavoro. Grazie. Continua il tuo record positivo. Tutte le volte che segui l'Inter non perde. Terremo buona nota. Grazie a Gabriele Caldirona. Alla prossima. E non lo fate venire quando gioco alla Fiorentina. Faremo sapere a Milano. No. Quello assolutamente mai. Grazie a Massimiliano Martini. Grazie a te, grazie alla a prossima. Tutti. Grazie Buonasera. Federico. Grazie Massimo Brigato, sigla domani, vi ricordo 5:30 per raccontarvi nella mezz'ora che precede tutto quello che c'è da sapere su Fiorentina-Napoli, fotoquizzone compreso.